Bene, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a questo secondo incontro di Officina delle Idee, secondo incontro dedicato al grande tema della digitalizzazione, o più precisamente al grande tema del ripensare la digitalizzazione. Si tratta di un fenomeno di cui si parla molto, se ne parla molto nell'ambito delle politiche, nel mondo del lavoro, nel mondo delle professioni, se ne parla molto nel mondo della formazione, delle scienze, e si tratta di un tema su cui è diventato pressoché impossibile non riflettere, non soffermarsi. E in questo quadro riteniamo particolarmente interessante, particolarmente importante approcciarsi al grande tema della digitalizzazione attraverso uno sguardo che sia riflessivo, che sia critico, attraverso uno sguardo che ci permetta di andare al di là di un semplice appropriarsi, assimilare il tema della digitalizzazione in modo completamente passivo. Un conto è parlare, appropriarsi di un discorso in modo passivo, diciamo così, un altro conto è invece farlo sulla base di domande, di interrogativi, di stimoli, di riflessioni le più diverse. Certamente occorre mettere in evidenza gli aspetti positivi e le grandi potenzialità che i notevoli e rapidi, soprattutto sviluppi tecnologici degli ultimi anni, ci permettono, ma allo stesso tempo occorre, direi, riflettere anche sui problemi, sui dubbi, sulle incertezze che accompagnano questi rapidi sviluppi. La settimana scorsa, sempre nel quadro di Officina delle Idee, abbiamo avuto l'occasione di ospitare Giuseppe Longo, che attraverso un interessantissimo intervento ha chiarito, tra le altre cose, la differenza che c'è tra l'uomo, la persona, come essere intelligente, e la cosiddetta intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che è indubbiamente una capacità potente, performante di elaborare dati, di analizzare dati e informazioni, ma che è una capacità potente che è di natura altra, diversa rispetto all'intelligenza propria all'essere umano. Macchine performanti che certamente sono in grado di aumentare la capacità produttiva delle aziende, ma che non sono in grado di pensare, di immaginare, per esempio, il come e il perché fare impresa, il come e il perché lavorare, il come e il perché organizzare l'attività lavorativa in un certo modo piuttosto che in un altro modo. L'intelligenza, vedete bene, in questo caso ha a che fare con la capacità di immaginazione. Oggi abbiamo la possibilità, e ne siamo veramente felici, di soffermarci su una figura che ha fatto prova di un'intelligenza e di un'immaginazione notevole, enorme, la figura di Adriano Olivetti. Olivetti che non è stato semplicemente un produttore di macchine da scrivere, ma una figura originale, senza dubbio, che ha segnato profondamente un certo modo di fare impresa e di concepire il modo di lavorare e di organizzare la vita delle persone che stanno in azienda e che stanno attorno all'azienda, che ruotano attorno all'azienda. I relatori presenti a questo tavolo oggi forniranno dei contributi interessanti che ci insegneranno molto e che ci permetteranno di capire più profondamente la figura di Olivetti, del suo pensiero, della sua filosofia, del modo di vedere il mondo e di vedere il lavoro. In primo luogo diamo il benvenuto a Beniamino Del Liguori Carino, nipote di Adriano Olivetti, di formazione storico e attivo nel mondo dell'editoria. Dal 2009 è attivo nel centro studi della Fondazione Adriano Olivetti, fondazione di cui è segretario generale dal 2016. Beniamino Del Liguori è inoltre direttore editoriale delle Edizioni di Comunità, edizioni che furono immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale fondate da Adriano Olivetti, proprio perché fare impresa non è unicamente produrre dei beni, venderli e ricavarne un profitto, ma è anche produrre delle idee, produrre delle visioni, in un qualche modo rendere pubbliche queste idee, queste visioni, da cui l'importanza anche di impegnarsi dal punto di vista editoriale. Abbiamo con noi anche Riccardo Bernardini, psicologo, psicoterapeuta, presidente dell'Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma di Ivrea,
membro del comitato scientifico della Fondazione Eranos e di recente curatore dell'ultimo numero della rivista L'Ombra, edita da Moretti e Vitali, il cui titolo è significativo: Jung e Ivrea. In questo volume si ritraccia un po' il percorso della figura di Adriano Olivetti, non tanto in quanto imprenditore, ma quanto persona anche attenta alla riflessione personale, alla ricerca più individuale, più personale. In ultimo, siamo anche lieti di ospitare Stefano Modenini, direttore di AITI, Associazione Industrie Ticinesi, AITI che ringraziamo per la presenza e la partecipazione a questo evento. Un ringraziamento istituzionale va anche all'altro partner che ha contribuito ad organizzare questo evento, la CFC, la Conferenza della Svizzera Italiana per la Formazione Continua degli Adulti. Mi permetto anche di scusare l'assenza di Paolo Colombo, direttore della divisione della formazione professionale, che avrebbe voluto presenziale, che però per motivi istituzionali è impegnato altrove e non può essere presente. Prima di lasciare la parola a Fabio Merlini, direttore regionale dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale, vorrei, poi concludo, leggere un breve passaggio di Franco Ferrarotti. Franco Ferrarotti, che è un sociologo, un autorevole sociologo italiano, che a lungo ha collaborato con Adriano Olivetti all'interno dell'azienda. In un saggio sul capitalismo di Ferrarotti, sul capitalismo alla luce degli anni trascorsi ad Ivrea, Ferrarotti sostiene che indubbiamente per un'impresa, per un'azienda è importante il profitto, è fondamentale il profitto, che però questo profitto debba essere in un qualche modo ridefinito, e qui cito Ferrarotti, ridefinito in termini più ampi, fino a comprendere il rispetto e anzi il vincolo che garantisce le condizioni minime indispensabili per l'equilibrio ecosistemico della comunità in cui l'azione dell'impresa viene svolgendosi. Fare impresa quindi non solo in funzione di un profitto, ma anche in funzione di un benessere più ampio, un benessere della comunità e del mondo entro il quale l'impresa opera e lavora. L'opera di Olivetti per noi è particolarmente interessante perché, tra gli altri obiettivi, diciamo, persegue quello che consiste nel ricucire un taglio, una cesura che c'è tra il lavoro e il lavoratore, tra il lavoratore che vende la sua forza lavoro, tra il lavoratore che rischia anche di sgretolarsi dedicandosi ad attività in un qualche modo fini a loro stesse e che nulla o poco hanno a che vedere con l'opera nel senso artigiano del termine. Tutto questo per noi che lavoriamo nel mondo della formazione, nel mondo della formazione professionale, credo costituisca uno stimolo veramente importante, un insegnamento di cui, se possibile, occorre tenere conto. Siamo felici di ospitare diversi relatori e di poter approfittare del loro contributo per imparare qualche cosa di indubbiamente arricchente. Ringrazio ancora i relatori presenti e cedo la parola a Fabio Merlini. E sostanzialmente in questa introduzione non farò altro che ripetere quello che ha detto Francesco attraverso qualche altro punto di osservazione. Alle nostre spalle voi vedete delle immagini che abbiamo voluto selezionare perché, che tra l'altro sono tratte dal volume monografico della rivista che raccoglie gli atti e altri contributi di un convegno che si è svolto ad Ivrea qualche anno fa. E vedete delle immagini che hanno a che fare con l'attività di Adriano Olivetti e del suo modello di fabbrica, che poi via via capirete perché secondo me sono fortemente significative di quello che è stato detto, cioè un modello di impresa calato all'interno di un contesto. Allora, per fare questo, diciamo, questa breve introduzione, io vi proporrei di usare come, diciamo così, polo interpretativo il destino che è accaduto a partire dal post dopoguerra a due nozioni in particolare, che nozioni attraverso le quali sono state pensate le politiche, sono state pensate le politiche economiche e sono state pensate anche le politiche tout court.
e cioè il concetto di progresso e il concetto di sviluppo. Che cosa è successo sostanzialmente a partire dal secondo dopoguerra, dopo il modo in cui anche molto retorico queste parole sono state usate? È successo, si potrebbe dire, un processo attraverso il quale queste parole sono gradatamente venute meno. Cioè, oggi raramente voi sentite nel discorso di un grande imprenditore o di un grande politico la parola progresso. Agiamo in direzione o per promuovere il progresso. Pensate anche a che cosa è capitato negli ultimi 30-40 anni al concetto di sviluppo. È stato attaccato da più fronti perché in fondo, secondo l'idea che sì, lo sviluppo, invece di essere una categoria universale, è una categoria che favorisce soprattutto chi la utilizza, anche come strumento e grimaldello, diciamo così, per affermare i propri interessi. Ma è interessante notare che, e poi capirete perché parto di qui, interessante anche notare come il concetto di progresso e di sviluppo sono stati sussunti, e quindi diciamo così la loro area connotativa, sotto un altro termine che in un certo senso ha soppiantato questi due termini, ed è il termine di innovazione. Allora, noi siamo partiti dall'idea, per organizzare questa giornata, che occorre rileggere l'innovazione, per esempio, attraverso il modello della fabbrica di Olivetti. Ma prima di arrivare a questo punto, vorrei riflettere con voi su questo fatto. Cioè, cosa significa che il progresso, nel senso appunto tradizionale, e lo sviluppo sono andati a finire nell'innovazione? Significa qualche cosa che ha a che vedere probabilmente con le nostre società e con le nostre politiche. Intanto pensate al termine, pensate all'alone appunto connotativo di progresso e di sviluppo, dove l'idea è che un'intera comunità, addirittura l'intera umanità, è coinvolta nel processo del progresso e dello sviluppo. Questo era il senso, diciamo così, dei due termini quando comparivano nei discorsi programmatici e della politica e dell'economia. Pensate invece al termine innovazione. Innovazione viene sostanzialmente da novare, dalla parola latina novare. Però novare ha un'area semantica molto più circoscritta, perché significa far nuovo, significa produrre del nuovo. E voi vedete bene che in questo termine viene meno tutto invece quell'appunto alone semantico che apparteneva alle parole progresso e innovazione, che erano qualcosa di più del semplice far nuovo. Era un far nuovo, semmai, finalizzato a, diciamo così, figure di miglioramento che dovevano coinvolgere l'intera società, come dicevo, l'intera umanità. Qui l'idea è che invece tutto questo è come se è imploso dentro il concetto di innovazione, che è molto più limitato. E infatti, per lo più oggi, quando noi parliamo di innovazione, pensiamo ai processi legati alle tecnologie. Cioè, pensiamo che l'unico orizzonte capace, in un certo senso, di assicurare innovazione al di là delle ideologie, perché poi il problema del progresso e il problema dello sviluppo era legato fortemente a un discorso ideologico di affermazione di un certo modello di società, che fosse più neutro, cioè che in fondo possiamo ancora solo accontentarci di un progresso e di uno sviluppo se è pensato attraverso la categoria dell'innovazione, cioè se è pensato attraverso lo sviluppo e il progresso delle tecnologie. Allora voi vedete che c'è stato un grande restringimento, ma c'è stato soprattutto un'altra operazione, cioè il fatto di caricare la dimensione tecnologica di istanze che non le appartengono e che appartengono invece alle politiche economiche, come se l'unico vero nuovo soggetto della storia fosse la tecnologia. Perché dico questo? Dico questo perché
Olivetti veicola un'idea invece di innovazione completamente diversa. Cioè un'idea di innovazione a tutto tondo. Cioè non è solo l'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica, dove Olivetti è stato un maestro in quegli anni, perché è stato un maestro, poi lo dirà bene il presidente della fondazione Olivetti, è stato un maestro anche rispetto al mondo degli Stati Uniti, quindi l'Italia, grazie a Olivetti, in quegli anni faceva scuola. Ma perché faceva scuola? Perché l'idea era quella di sviluppare un modello integrato, non un modello in cui le tecnologie diventano gli unici fattori di sviluppo, come sembra essere un po' il caso oggi. Digitalizziamo, automatizziamo e automaticamente salta fuori la figura dell'emancipazione. No, la figura dell'emancipazione salta fuori a condizioni di far convergere su un progetto diversi elementi, e questa è la grande lezione per il presente, a mio modo di vedere. Oggi spero che tutto questo possa uscire con chiarezza. Proviamo a interrogarci brevemente, proprio a titolo introduttivo, su che cosa è stata la fabbrica nel Novecento. Cos'è stata la fabbrica nel Novecento? Possiamo dire che è stata almeno quattro cose, in modo molto sintetico. È stata un luogo di controllo. La fabbrica è stata senz'altro un luogo di controllo, è stata senz'altro un luogo di sofferenza, è stata un luogo di produzione, di grande produzione. Tre elementi che in un certo senso si alimentavano a vicenda: controllo, sofferenza, produzione. Poi è stata un luogo in cui abbiamo visto, in fondo, per la prima volta, nella fabbrica del Novecento, per la prima volta in modo chiaro, o in modo diciamo più radicale rispetto a metà al periodo che va dalla metà dell'Ottocento all'inizio del secolo, dove capitale e lavoro hanno cominciato a fronteggiarsi in modo spietato. Il capitale ha degli interessi, il lavoro ha altri interessi. Si è confrontato in modo duro, però è stato anche il luogo, la fabbrica, in cui queste due istanze, con i loro rappresentanti, hanno imparato a negoziare. Cioè dobbiamo pensare alla fabbrica anche a quel luogo, quel laboratorio, in cui capitale, interessi del capitale e interessi del lavoro, cioè vite degli operai, hanno imparato a negoziare. Poi è stato un luogo in cui a costi altissimi, bisogna dirlo, per i lavoratori, cioè non dobbiamo idealizzare i famosi 30 gloriosi, è stato anche un luogo in cui i corpi, anche qui forse in modo massiccio per la prima volta, cioè i corpi proprio, venivano sintonizzati sulle macchine, sperimentando proprio il condizionamento e la coercizione. Forse in modo massiccio per la prima volta rispetto anche alle terribili esperienze delle manifatture ottocentesche. È stato anche però il luogo in cui il tempo della produzione, cioè il tempo pubblico e il tempo privato, con fatica definivano i loro spazi reciproci, cioè ci sono state lotte per cominciare a distinguere, diciamo così, quello che è il tempo lavorativo da quello che è il tempo della ricreazione. Ecco, si può dire che la fabbrica è stata tutte queste cose. E si può dire anche che il cosiddetto Stato sociale, come l'ha conosciuto soprattutto l'Europa, nasce, potremmo dire, dal conflitto tra tutti questi elementi. Il conflitto e quindi il tentativo di negoziazione tra tutti questi elementi ha fatto venire fuori il cosiddetto modello dello Stato sociale. Però si può dire che la fabbrica è stata anche qualche cosa d'altro. Cioè è stata il luogo, questo secondo me è importante sottolinearlo, dove far crescere saperi professionali, dove far crescere reti di relazione, in fondo i sindacati saltano fuori da queste reti di relazione, e anche reti di solidarietà.
cioè tu ti riconoscevi come categoria professionale, vuol dire che c'era una tua identità, ma c'era anche una tua identità professionale che si riconosceva nello specchio degli altri, e qui si potevano costruire, come dire, interessi condivisi. Ecco, dico questo perché? Perché la fabbrica di Olivetti è stata ancora qualche cosa d'altro rispetto a questo modello, che già di per sé è un modello che, diciamo, anche detto attraverso queste categorie, mostra elementi importanti di virtualità, cioè di virtuosità soprattutto, anche di virtualità, ma soprattutto di virtuosità. Però il modello di Olivetti fa un'operazione ancora diversa, che diventa molto interessante riscoprire e studiare oggi. Cioè, che cosa fa? Vuole essere qualche cosa di più di una semplice palestra di conflittualità e di autocoscienza. Vuole essere un microcosmo sperimentale per l'intera società. Da quello, io non sono un esperto naturalmente diciamo del lavoro olivettiano eccetera, però da quello che ho potuto leggere per prepararmi a questo e al precedente convegno organizzato ad Ivrea 2 anni fa, per me era abbastanza chiaro che quello che veniva fuori in questo modello è l'idea di costruire un microcosmo funzionale a livello societario, cioè un insieme di elementi che dovevano ispirare il funzionamento stesso della società. E non era l'idea di costruire, come dire, microcosmi isolati, funzionali alla riproduzione del valore, funzionali e alla riproduzione del valore, in questo senso economico, e anche alla riproduzione di soggetti responsabili che vivessero la dimensione della responsabilità rispetto all'interno ma anche rispetto all'esterno. Cioè l'idea della fabbrica, che ha certamente la produzione come elemento centrale, ma non è che uno sta a fare discorsi, cioè si devono produrre oggetti, tra l'altro oggetti estremamente innovativi, ma dove non si facesse meno attenzione alla produzione di un valore, in questo caso virtuale o immateriale, come dicevo prima, che è la coesione sociale. Allora, questo Oggi, per rapporto all'oggi, cioè a questo radicalizzato individualismo in cui sembra che ognuno deve, il fatto di mettere in concorrenza i soggetti tra di loro in modo spietato, ecco, tutto questo oggi è un modello straordinario, cioè l'idea che tu produci non come società, come impresa, produci anche coesione sociale. E allora questa è una grande lezione, perché vorrei dire anche questo, forse ne parlerà anche il relatore dopo, cioè a 22 anni Olivetti va negli Stati Uniti. Va negli Stati Uniti perché vuole conoscere, per dire già ci troviamo dei livelli diciamo, altissimi, negli Stati Uniti perché vuole conoscere il modello fordista e taylorista della produzione. E capisce che, per quanto bisogna imparare da questo modo di organizzare il lavoro, capisce che non è questo, però, non è questa la via che dovrà imboccare, diciamo così, la fabbrica che eredita dal padre Camillo. E quindi cerca in questo senso veramente una via alternativa, cioè lui introduce naturalmente i grandi vantaggi produttivi della catena di montaggio, ma lo fa in un contesto che non si ferma lì, cioè che va oltre. Ed è incredibile perché nei suoi testi abbiamo a che fare con un profilo che sostanzialmente è agito da due grandi forze, io mi permetto di parlarne, ma poi tu, da quello che ho letto, io non lo potrei, dove agiscono sostanzialmente due modelli, il modello cattolico, il modello cristiano, più che cattolico, cristiano, e il modello socialista. Questi due elementi di quella che è stata una educazione intellettuale ma anche sentimentale, se posso dire così, cercano di coinvolgere secondo un'idea di giustizia, cioè io penso questa idea che gli aveva detto il padre, una fabbrica, il valore di una fabbrica si decide
quando tu riesci a non licenziare. E guardate che questo oggi è un'altra lezione strepitosa, perché non licenziare significa essere innovativi. Cioè non licenziare significa che tu riesci a trovare nei momenti più difficili davvero le, altro che reengineering, cioè davvero riesci a trovare le soluzioni innovative che ti permettono. Qui c'è creazione del valore, perché noi sappiamo bene, poi qui gli imprenditori ci spiegano che cosa vuol dire nei momenti di crisi la razionalizzazione. Di fatto è un alibi molte volte, e licenzi quando non hai idee, cioè quando non riesci a produrre quell'idea che ti rimette in moto la macchina produttiva. Pensate oggi, con la sfida dell'automazione, cosa significa tutto questo. Amore, ripeto, carità, tolleranza, queste sono proprio parole che compaiono in alcuni suoi discorsi rivolti agli operai. Allora, per dire che, adesso la faccio breve e mi riferisco piuttosto alle immagini, per dire che cosa è successo in questo modello strepitoso? È successo di un intellettuale che ha cercato di prendere su di sé, un intellettuale oltre che un imprenditore, di prendere su di sé queste istanze e di capire che in un certo senso il ruolo della fabbrica agisce secondo un modello concentrico, cioè c'è la fabbrica, poi c'è il contesto immediato e poi c'è il territorio e poi c'è il paese. Ecco, pensare che tu devi avere una incidenza a questi livelli fa sì che alla fine Olivetti, all'interno della sua fabbrica, ha dialogato con gli architetti più all'avanguardia dell'Italia di quegli anni e non solo, per assicurare spazi di vita ai suoi operai che fossero di qualità. Cioè, capite cosa vuol dire spazi di vita di qualità? Non stipare le persone in palazzi che crollano e cercare di fare utili su queste logiche, no, spazi di vita invitando, questo è Italo Calvino, invitando a parlare con gli operai, a parlare con gli operai, i grandi intellettuali di quegli anni, pensando che tutto questo è produzione del valore e che tutto questo avrebbe avuto una rilevanza nel prodotto finale. Cioè il prodotto finale dipende dal benessere degli operai, dipende dalla loro cultura, dipende dalle condizioni che tu riesci a creare. Questa immagine è strepitosa perché lui ha istituito degli asili e facendo degli asili ha creato degli spazi. Tra l'altro qui siamo negli anni 40, 50? 50. Guardate, cioè, il concetto della grande vetrata, il concetto che l'asilo non è un sistema carcerario. Generalmente per non distrarre i bambini si costruivano questi asili in cui i cortili erano chiusi. Tu andavi a giocare in cortile, erano chiusi. No, aperto sul territorio, grandi vetrate, anche allora c'erano degli stilemi costruttivi architettonici in cui nelle fabbriche bisognava prendere la luce, ma erano alte le finestre e perché non si distraeva nessuno, ma la luce arrivava lo stesso. No, vetrate a tutto campo, in modo che si interagi, come l'idea che l'impresa debba interagire sul territorio, anche l'operaio deve interagire col suo sguardo mentre lavora, e quindi tra dentro e fuori deve esserci questa permeabilità. Pasolini che incontra quadri e operai, e poi, e concludo su questo punto, la scuola, cioè l'idea che così come tu devi formare, diciamo, i tuoi operai alla sensibilità estetica. Olivetti aveva per esempio una cura per la sensibilità estetica, che non era il gesto manifestato come oggi, no? Nell'architettura d'avanguardia, che è il gesto estetico che manifesta il potere e l'originalità. No, era l'idea proprio dell'educazione estetica, poi la Schiller, no? Proprio l'educazione all'estetica di chi deve lavorare, perché poi tutto questo si, ripeto, si traduca nel prodotto stesso.
E quindi questo luogo di accoglienza, diciamo così, sia per i figli degli operai che per gli operai, l'idea che ci fossero dei servizi gratuiti, e poi cosa che voglio dire, sono i primi esperimenti in Italia di riduzione dell'orario lavorativo senza riduzione dello stipendio. Credo che sia davvero una grande lezione per il presente e sono molto orgoglioso che sei qui a parlarci di tuo nonno. Grazie. Grazie. Preso un foglio. Grazie. Allora, propongo di lasciare subito la parola a Beniamino De Liguori, dopodiché lasciamo lo spazio anche a voi pubblico per delle domande, per una discussione su entrambi gli interventi, quello di Fabio e quello del relatore invitato. Faremo successivamente una pausa di una decina di minuti per poi cominciare con la seconda parte del pomeriggio con gli altri due invitati. Bene, grazie. Funziona? Funziona. Bene, grazie anche da parte mia ovviamente a voi per essere qui oggi pomeriggio e soprattutto all'Istituto per aver voluto organizzare questo incontro di oggi pomeriggio che per la nostra fondazione è particolarmente importante perché ci dà la possibilità di portare questa storia che rappresentiamo, speriamo con coerenza, dal 1962 in un luogo di appunto di formazione. E, mi ripresento, io mi chiamo Beniamino De Liguori, sono il segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti che, come ho appena detto, è l'istituzione che venne fondata da alcuni familiari e tra quelli, tra i collaboratori più stretti di Adriano Olivetti proprio all'indomani della sua morte, ovvero nel 1962. Adriano Olivetti muore nel 1960 e che fa della Fondazione Adriano Olivetti la più antica fondazione italiana costruita e articolata attorno a uno statuto non di grant making ma di operatività. E ringrazio ovviamente anche il professor Merlini per questa bellissima introduzione che mi sembra abbia fissato alcuni punti molto interessanti che io cercherò, spero attraverso la presentazione che farò nei prossimi 35-40 minuti, di ricucire in un racconto che possa da un lato così tracciare una parabola, un perimetro storico, direi attorno ai capisaldi di quel movimento che con un po' di autoreferenzialità chiamiamo olivettismo e allo stesso tempo possa far emergere attraverso una serie di immagini, di citazioni, di suggestioni diciamo anche visive quello che è poi diciamo, l'aspetto più interessante attuale anche di Adriano Olivetti, ovvero una cosa che è stata credo molto ben descritta nell'introduzione, ovvero questo continuo tentativo olivettiano di restituzione di sensi, restituzione di senso all'innovazione, restituzione alla tecnologia, al progresso e sono molto contento che è stata usata diciamo, per così introdurre la figura di Olivetti, la parola progresso, diciamo forse non in opposizione ma in un processo di identitario con quella dell'innovazione. Adriano Olivetti cita molto spesso in dei suoi scritti John Huizinga, che era uno storico olandese che riteneva che uno dei più grandi peccati, diciamo così, in cui era uno dei più grandi errori in cui era caduta la civiltà contemporanea, e lo scrive poco prima di morire in un campo di concentramento nazista, era stato quello appunto di aver mal compreso, mal attribuito il significato proprio alla parola progresso, dicendo ci siamo, come dire, occupati del progresso come se fosse semplicemente una questione di moto a luogo, di movimento incessante verso qualcosa che non conosciamo senza preoccuparci se da lì a un passo invece non sia scavato un abisso. E questo anche per dire che Adriano Olivetti è una figura moltissimo citata e invece poco letta, e secondo noi questo è anche il motivo per cui nell'arco, diciamo, nel corso della presentazione mi riferirò ad alcuni suoi scritti. Invece è molto importante ripartire, questo è quello che tentiamo di fare anche con alcune attività divulgative della nostra fondazione, da Adriano Olivetti come fonte, diciamo, diretta a cui riferirsi quando si
si prova non solo a raccontare ma anche a utilizzare la sua storia. Come dicevo, il tempo, questi 40 minuti all'incirca, cercherò di ricostruire in qualche modo i capisaldi che possano aiutarmi a segnare un perimetro intorno appunto alla storia di Adriano Olivetti come paradigma di un mondo nuovo davvero costruito attorno all'identità tra progresso materiale, efficienza tecnica, come è stato detto, ed etica della responsabilità. E se possibile mi chiederei di fare cambio posto, perché così guardo anch'io lo schermo, perché preferisco. E proprio partendo dal... spero non vi dia fastidio se rimango in piedi. Partendo dal titolo, no, anche di questo incontro, Elite, Innovazione e Responsabilità, ho pensato che la prima cosa interessante e in qualche modo suggestiva da poter leggere è questa cosa qui. Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più grande, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? Noi crediamo nel potere illimitato delle forze spirituali, amore, verità, giustizia e bellezza. Gli stati che dimenticheranno una sola di queste forze non potranno mai indicare a nessuno il cammino della civiltà. E ho scelto di iniziare, diciamo, questo percorso con questa frase, perché questa è una parte, un estratto del discorso che Adriano Olivetti rivolse agli operai e alle autorità durante l'inaugurazione del nuovo stabilimento Olivetti a Pozzuoli nell'aprile del 1955, e credo che questo possa, come dire, restituire immediatamente quello che è il senso profondo non solo, come dire, dell'incontro, anche, come dire, dell'ambizione dell'incontro di oggi, cioè tenere insieme due parole apparentemente lontane fra di loro, ma anche di quello che è stata tutta la ricerca olivettiana. Nello stabilimento di Pozzuoli, appunto inaugurato nel 1955, sono state dalle catene di montaggio dello stabilimento di Pozzuoli uscivano in quegli anni prodotti più all'avanguardia dal punto di vista tecnico della Olivetti, e lo stabilimento stesso progettato da Luigi Cosenza di fronte al Golfo di Pozzuoli, anche rispetto della quella necessità che citava prima il professor Merlini del fatto che l'operaio, come diceva Adriano Olivetti, non sigillando la sua umanità nella tuta di lavoro, aveva bisogno di rimanere costantemente in, come dire, un rapporto diretto con i luoghi, in quel caso appunto il Golfo dal quale provenivano. Dicevo, troviamo subito l'identità della ricerca di Adriano Olivetti, ovvero come fare a tenere insieme innovazione e ricerca spirituale, innovazione e senso dell'innovazione. Tra l'altro la fabbrica di Pozzuoli è il primo esempio di una grande impresa del nord degli anni 50 che porta il lavoro nel mezzogiorno anziché trascinare il mezzogiorno dove c'era lavoro, con delle conseguenze dal punto di vista urbanistico e sociale. Pensiamo, come dire, alle periferie delle grandi città industriali del nord di cui ancora probabilmente oggi paghiamo delle conseguenze, e anche rubando forse in qualche modo questi interrogativi a Olivetti, che Olivetti poneva oltre 60 anni fa, mi viene da chiedere, ma insomma di chiedere anche a voi, no, qual è il senso delle giornate come quella di oggi, ovvero se, per noi ovviamente la risposta è ovvia, se dobbiamo, come dire, approcciarci a questa storia come fa l'antiquario con dei mobili o degli oggetti di grandissimo valore, di grandissimo pregio, ma testimonianza irrimediabilmente, come dire, passata di una storia che non c'è più, no? Come qualcosa di molto bello impolverato, se dobbiamo invece fare di Adriano Olivetti, così come a noi appare, una concreta possibilità di cambiamento per questo paese e per i modelli di sviluppo di questo paese e non solo di questo paese, perché poi di fatto nell'introduzione che ha preceduto il mio intervento in qualche modo se ne è parlato, poi la domanda
domanda di fondo che si poneva Olivetti, ovvero di come fare a essere tecnicamente progrediti senza per questo essere interiormente imbarbariti, una domanda a cui la nostra società non è stata ancora in grado di dare una risposta. E se ne parlava prima dell'inizio della conferenza. La prima immagine che invece vorrei far vedere riguarda il territorio. Questo è la parola comunità, è una parola molto ricorrente, direi che è il perno anche semantico, lessicale attorno al quale ha ruotato tutta la vicenda di Adriano Olivetti come uomo di cultura, come imprenditore, come studioso. E questo è un disegno che Adriano Olivetti fece nel 1958 e che è conservato nella sede della nostra fondazione a Roma, e mi sembrava interessante farvelo vedere non solo perché racconta di un momento molto particolare della vita di Olivetti, ovvero le elezioni politiche del 1958, dove per la prima volta presentò su scala nazionale la sua proposta politica, perché, come è stato ben ricordato poco fa, la peculiarità e l'originalità e anche la straordinarietà dell'esperienza olivettiana è questo suo essere, come dire, un modello organico, no? Che abbracciava non solo l'impresa, ma anche avrebbe dovuto avere un esito politico. Presenta Adriano Olivetti il Movimento Comunità nel 1958 e questo disegno, come dire, fatto da lui rappresenta così una bozza di assetto territoriale nuovo per le comunità del torinese. Vediamo lì le scritte, l'autostrada per Milano, Rivoli, Venaria e via dicendo. Ma è significativo questo disegno perché viene fatto nel 1958, che è l'anno in cui Adriano Olivetti, oltre, come dire, dare questa dimensione politica alla sua attività, inizia a definire una delle operazioni industriali più ambiziose che la Olivetti fece, ovvero l'acquisizione della Underwood. L'Underwood era la più grande azienda di macchine per ufficio, di prodotti per ufficio all'epoca al mondo insieme a Olivetti, ovvero era la competitor diretta di Olivetti, che Olivetti acquisisce nel 1959, primo esempio di una grande industria europea, anzi al contrario, primo esempio di una grande impresa americana che viene acquisita da un'azienda non americana. E quindi cosa ci racconta, no, questa immagine associata alla produzione, come dire, a questa grandissima ambizione industriale? Che Olivetti riconosceva quello di cui oggi veniva ricordato prima, anche sentiamo il bisogno, ovvero di rimanere, come dire, pur nella dimensione globale dell'economia, dell'industria, dell'impresa, della nostra ambizione, del nostro sguardo, la necessità di rimanere anche legati a una dimensione territoriale, perché, come diceva Franco Ferrarotti, che è stato citato da Francesco nella sua introduzione, è nella dimensione comunitaria che rimane viva l'istanza anche etica della responsabilità rispetto a chi sta intorno a noi. E scusatemi, tanto che si dice che Olivetti, proprio, come dire, in quegli anni, coniò e usò per la prima volta uno slogan di marketing local, perché la lettera 22, che è stato forse uno dei prodotti più iconici di tutta la produzione industriale Olivetti, venduto in milioni di esemplari, conservato nella collezione permanente del Museum of Modern Art di New York, arrivava nelle case, come dire, di tutto il mondo con una valigetta di pelle che veniva cucita da una cooperativa agricola che veniva finanziata dall'IRUR, l'Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese, che era un'istituzione voluta e finanziata da Olivetti per mantenere un equilibrio ecosistemico anche, come dire, nel territorio nel quale operava Olivetti, fornendo mutui a tasso zero per innovare dal punto di vista tecnologico e costituirsi in cooperative di realtà agricole o artigianali. Dicevo, la lettera 22 arrivava in tutto il mondo dentro queste valigette con una piccola pubblicità con scritto: la vostra portatile viene da Aglie. Aglie è un piccolissimo centro vicino a Ivrea, di
pochissime centinaia di abitanti, dove c'era lo stabilimento dove veniva prodotta la lettera 22, e quindi appunto in qualche modo si riconosceva la necessità di rimanere diciamo, legati a una scala microterritoriale. E questo perché, scuserete la citazione diciamo apparentemente non azzeccata, che è un pezzo di un libro che si chiama Le fondamenta dell'inquietudine di Josif Brodsky, premio Nobel per la letteratura russo, che a proposito di Venezia dice questa cosa qua: le mie narici sentirono quello che per me è sempre stato sinonimo di felicità, l'odore di alghe marine sotto zero, per alcuni l'erba appena tagliata, per altri gli aromi natalizio del pino e del mandarino. Insomma, ognuno si riconosce insomma in certi elementi. Questa citazione ci porta un po' all'idea, no? Anche di che cosa poteva essere Ivrea in quegli anni e l'ecosistema in cui nasce e cresce Adriano Olivetti. E questa è una foto fatta all'inizio degli anni 20, quello al centro con la barba bianca e Camillo Olivetti, il fondatore della prima azienda di macchine, fabbrica di macchine per scrivere italiana, come recitava la scritta, l'insegna sopra lo stabilimento da lui stesso progettato e poi fatto costruire. A sinistra si riconosce Massimo Olivetti, a cui si deve l'invenzione della telescrivente, abbracciato da un suo amico, e Adriano Olivetti è quel ragazzo con i capelli un po' arruffati dietro Camillo. Questa è una foto invece scattata subito fuori il convento di San Bernardino, e l'ho messa perché appunto, tracciando una parabola anche biografica, ci permette di vedere un altro elemento identitario fondamentale nella storia olivettiana. Questa foto, come dicevo, è scattata nei boschi di Monte Navale, che è la collina attorno alla quale poi sono nati e si sono sviluppati gli stabilimenti della Olivetti. Camillo aveva comprato questo convento a cui era annessa una cappella sconsacrata, dove sono conservati quelli che vengono considerati i più importanti affreschi del 400 in Piemonte di Gian Martino Spanzotti, e i ragazzi Olivetti, questa è tutta una foto di famiglia, sono tutti figli con la madre e Camillo, crebbero appunto in questa atmosfera diciamo così estremamente di libertà, di un'educazione alla libertà. Veniva ricordato prima, in realtà la formazione diciamo cristiana e socialista è un'acquisizione di studio e di consapevolezza che Adriano, come dire, acquisì nel tempo. Dal punto di vista della formazione familiare, Adriano Olivetti proveniva da una formazione che era quella del padre, socialista sicuramente ed ebraica, però diciamo laica dal punto di vista educativo, e invece valdese dalla parte di madre, che era la figlia del pastore appunto valdese di Ivrea, e che educò i figli per volere di Camillo a casa, nel senso che Adriano Olivetti e i suoi fratelli non fecero le elementari, perché secondo Camillo i bambini avevano diritto al gioco all'aria aperta il più lungo possibile, e poi li fece concentrare tutte le scuole elementari in un anno prima di andare alle medie. Questa cosa è interessante perché al centro, come dire, di tutto poi lo sviluppo anche dell'impresa c'è questo convento di San Bernardino, nel quale, come dicevo, nella cappella sconsacrata e che Camilla aveva adibito a fienile nel racconto biografico, sia perché non voleva che i figli entrassero in contatto con queste immagini diciamo religiose. C'è tutta una narrazione biografica che vuole invece che fosse stata adibita a fienile, perché così gli affreschi si conservavano meglio, perché la sua ambizione era quello di venderli nel tempo per diciamo, investire nell'azienda, tanto che pare che durante uno dei suoi viaggi Camillo andò varie volte negli Stati Uniti, perché conosceva molto bene l'inglese, quindi lui andò negli Stati Uniti una prima volta alla fine del 1800 come assistente di Galileo Ferraris, era laureato in ingegneria al Politecnico di Torino Camillo, e da lì, come dire, iniziò, si fermò, insegnò un anno a Yale come assistente di Galileo Ferraris, e da lì intraprese una serie di viaggi negli Stati Uniti, e pare che a un certo punto intorno agli anni 20 in uno di questi viaggi provò a vendere al Museum of Modern Art gli affreschi di Spanzotti nella cappella di
San Bernardino Ivrea. E però invece è anche interessante perché una delle sorelle di Adriano racconta che durante i giochi, questi lunghi giochi nella campagna, lei e i suoi fratelli giocavano a nascondino e ogni tanto uno di queste balle di fieno sotto il peso dei bambini veniva giù e si scoprivano queste immagini del Giudizio Universale di Gianmartino Spanzotti, in cui era raffigurata, come dire, la lotta eterna fra il bene e il male. E questo sarà, come dire, questo continuo tentativo di riconciliare l'uomo con dei valori, diciamo, eterni, e anche con delle domande, dare risposta a delle domande eterne dell'uomo, sicuramente è stata una delle, come dire, dei rovelli della vita di Adriano Olivetti. Ma la cosa interessante, adesso al di là delle ricostruzioni biografiche, è questo, come dire, centro, questo centro anche architettonico di questo presidio del mondo dello spirito, di valori eterni, attorno al quale piano piano negli anni si è ingrandita e si è, come dire, articolata la fabbrica Olivetti. Anche questa in qualche modo è una foto della stessa famiglia ed è stata fatta sempre in quegli anni, alla fine degli anni 20, nel cortile della fabbrica di mattoni rossi, che, come dicevo, è stata, come dire, l'inizio di tutta questa storia. Camillo sempre al centro e tutti quelli intorno sono i primi operai della Olivetti, a cui la madre, la moglie di Camillo, Elvira, appunto, che era Luisa, scusate, che appunto era insegnante, la sera dopo il lavoro in officina in cui Camillo Olivetti li aveva formati, erano tutti, come dire, ex, diciamo, gli operai che lavoravano in Olivetti provenivano dal, come dire, dai campi intorno a Ivrea. Camillo li formava in fabbrica la mattina e il pomeriggio, li faceva lavorare attorno, come dire, ai suoi progetti. E alla sera salivano dalla fabbrica al convento, dove Luisa gli insegnava, molti di loro, a leggere e a scrivere. E come si dice, come dire, usando una formula un po' retorica, ma come tutte le cose della retorica anche molto giusta, forse queste sono le persone che, come si dice, avevano sia l'intelligenza nelle mani, appunto, per poi saper costruire e dare vita ai progetti che Camillo Olivetti disegnava di sua mano durante il giorno, ma che avevano anche l'intelligenza del cuore, perché fu grazie a loro che la Olivetti, dopo la guerra, poté ripartire con un vantaggio competitivo enorme sui suoi concorrenti, perché durante l'occupazione nazista del territorio di Ivrea nascosero tutti di sovra, come dire, le rimanenze dei magazzini della Olivetti nelle loro cascine di campagna. E questo permise, appunto, nel 1945, quando Adriano Olivetti, tornato dall'esilio qui in Svizzera, in Engadina, ritornò in possesso della fabbrica, come dire, permise alla Olivetti, appunto, di riniziare la produzione con un vantaggio competitivo molto, molto alto sui loro concorrenti. E fu proprio, come dire, pochi anni dopo questa foto che Camillo Olivetti, questa è la fabbrica di mattoni rossi vista da fuori oggi, che Camillo Olivetti lasciò in mano la fabbrica al figlio Adriano con questa frase che Adriano stesso ci racconta in uno scritto autobiografico, ovvero: Adriano, fai qualunque cosa tranne licenziare qualcuno per l'introduzione dei nuovi metodi, perché la disoccupazione involontaria è la peggior disgrazia che possa capitare a un essere umano. Quindi, come è stato notato giustamente all'inizio, significa non solo non licenziare, ma, come dire, non toccare le condizioni del lavoro, ma rendile migliori, implementale, innova in questo senso, diciamo, in chiave positiva. E scusatemi, e in questo senso forse allora possiamo anche, Adriano torna, e questa frase gli viene detta appunto nel 1932, quando lui diventa direttore generale della Olivetti, dopo aver trascorso un periodo appunto anche molto intenso in un viaggio negli Stati Uniti che fece 24enne nel 1925. A proposito di elite, no? Anche cercato nell'immaginare questo intervento come tenere insieme i termini che danno il titolo alla giornata di oggi. A proposito di elite, mi è venuto in mente che Adriano Olivetti torna da quel viaggio negli Stati Uniti nel 1925, dove era andato anche abbastanza controvoglia, in realtà mandato dal padre. Adriano, fino
fino a quel momento in realtà si occupava molto di politica, era amico di Gobetti, a Torino frequentava Gobetti, scriveva su giornali politici, avrebbe probabilmente voluto fare il notista politico, non l'industriale, non l'imprenditore, ma è durante quel viaggio che evidentemente scatta qualcosa in lui e rientra appunto nel 1926 a Ivrea portando con sé una biblioteca diciamo molto molto vasta, messa insieme durante questo lungo viaggio in America in cui il padre lo obbligò a visitare oltre 100 fabbriche in un anno. E poco tempo fa siamo riusciti a catalogare questa biblioteca, che ovviamente non è solo quella del viaggio in America, ma comprende poi tantissimi volumi che nell'arco della sua vita ha usato, e Olivetti, che è conservata anche questa in fondazione a Roma. E in uno di questi libri, a proposito di come si formano le elite, forse che a volte è studio sicuramente, ma è anche vocazione in qualche modo, e in uno di questi libri del 1924 si fa un account, si dà conto di quelle che sono in quel momento negli Stati Uniti le realtà imprenditoriali più all'avanguardia dal punto di vista di quello che oggi chiamiamo responsabilità sociale, welfare e via dicendo. Quindi si fanno i nomi di Carnegie, di tutti i grandi imprenditori americani che stanno dando vita a un nuovo modo, a un nuovo modello di impresa, e Adriano Olivetti, 24enne all'epoca, con una matita là dove c'è un punto dopo uno di questi nomi mette una virgola e scrive "And Mr. Adriano Olivetti from Ivrea". Rientra e quindi capisce che lo strumento per incidere nella realtà in quel momento storico è l'impresa, e arriviamo a questa consegna simbolica dell'azienda da parte del padre. Camillo Olivetti a quel punto si ritira a quello che aveva sempre fatto e che gli aveva dato sempre più passione, ovvero al progetto, si fa costruire un piccolo laboratorio che si chiamerà, poi diventerà una società, Homo Officine Meccaniche Olivetti, riprende a progettare le macchine, riprende a progettare gli strumenti con i quali vengono costruite le macchine per scrivere, e Adriano Olivetti prende pieno possesso appunto nel 1932, prima all'ufficio pubblicità, poi come direttore generale, via via andando avanti dell'azienda. Poi Camillo Olivetti morirà nel 1943, nascosto a Biella perché ebreo. Scusatemi, devo un bicchiere d'acqua. Quindi, così proseguendo anche in questa specie di tour virtuale, di che cos'è Ivrea in quel momento, penso che sia interessante mostrare questa foto che è scattata un po' di anni più tardi, metà degli anni 50, e che ritrae Adriano Olivetti a colloquio con un operaio nelle linee di montaggio della Olivetti su via Jervis. E quello che è interessante secondo me di questa foto è una cosa che è stata detta probabilmente anche da professor Melini durante la sua introduzione, perché qui non vediamo a colloquio il capitale e il lavoro, non vediamo padrone e operaio che parlano. Mi sembra che qui quello che si vedono sono due esseri umani che, pur con delle funzioni molto diverse, con dei ruoli molto diversi in fabbrica, riescono a interloquire fra di loro. Ed è questa appunto, questa foto è scattata lungo le linee di produzione di via Jervis a Ivrea, che è questo asse centrale che poi Le Corbusier definì la strada più bella del mondo, in cui vediamo come all'ampliarsi e al crescere degli stabilimenti della produzione, che sono questi sulla destra, si vedono in modo direttamente proporzionale crescere tutti gli spazi e gli edifici destinati ai servizi sociali. Qui purtroppo per un errore di montaggio della foto non si vede tutta la strada, però riconosciamo alcune cose, adesso la qualità non è altissima, come per esempio quell'edificio lì a destra con quella forma esagonale che è la mensa. E quindi vediamo alcune cose, adesso ne faccio vedere altre che sono interessanti. Questo qui è una immagine della fabbrica Olivetti di Pozzuoli, di cui abbiamo visto all'inizio la citazione. Questa è un'altra immagine. Adriano Olivetti
è stata una personalità anche abbastanza isolata, diciamo, in vita, e poi ne parleremo, non solo come dire, come modello alternativo, a volte si dice, no, come l'esempio più alto di un'Italia che poteva esserci e non c'è stata, ma è stato anche molto isolato e in qualche modo osteggiato internamente. C'è un aneddoto che veniva raccontato dai, insomma, dai, degli importanti dirigenti Olivetti di quegli anni, che dato che l'investimento, come dire, sulla fabbrica di Pozzuoli era stato molto molto elevato da parte dell'azienda, durante l'inaugurazione, dopo aver visto effettivamente questo luogo magnifico che ancora oggi è difficilmente visibile quando si percorre la strada che dà appunto che porta da Pozzuoli a Bagnoli, perché in quella parte di golfo lì, e questi dirigenti Olivetti dissero: vabbè, consoliamoci che se va male il progetto industriale abbiamo già una clinica pronta per essere riconvertita in un nuovo, come dire, una nuova operazione di business. Questa è una visione interna della mensa. Si parlava prima di riduzione degli orari di lavoro, la pausa pranzo ed era collegata con una strada, la pausa pranzo in Olivetti era di 2 ore, e in quelle 2 ore si avevano accesso ai vari servizi che appunto i servizi sociali fornivano, alcuni dei quali erano questi cicli di conferenze, le biblioteche e via dicendo, che erano ospitati anche nella mensa. C'erano 2 biblioteche principali, e a proposito degli intellettuali in fabbrica di cui prima abbia, questa è una immagine dell'asilo nido, interna dell'asilo nido di Figini e Pollini, questo asilo nido del 1932. A proposito del ruolo dell'intellettuale, una cosa, come dire, da precisare, come ha fatto molto, molto bene Giovanni Maggia, che è uno dei più, insomma, grandi o perlomeno longevi studiosi della storia industriale Olivetti, è che tutti come dire, gli intellettuali, gli artisti che Adriano Olivetti chiamò a Ivrea o a Milano, ovunque fosse la Olivetti a lavorare, non erano, lui usa un'immagine molto, molto azzeccata dal mio punto di vista, dice, non erano lì per fare i menestrelli del principe, ma erano lì per assolvere delle precise funzioni aziendali, per cui sappiamo tutti che per esempio Paolo Volponi, che è stato uno dei più grandi scrittori e poeti italiani del Novecento, è stato prima a capo proprio dei servizi sociali e poi capo del personale. Questa è un'immagine di Palazzo Uffici, degli Uffici. Questa, anche se la foto non è fra le più belle, è la centrale termica, ovvero la centrale che dava energia a tutta a tutti gli impianti di produzione Olivetti. E la cosa interessante è che tutte le tubature, tutto, come dire, i servizi appunto energetici erano interrati, passavano sottoterra. Per cui oggi abbiamo un paesaggio ancora da un punto di vista, diciamo, architettonico abbastanza conservato e integro. Purtroppo nel frattempo sono avvenute alcune speculazioni, ma una delle caratteristiche, diciamo, principali di Ivrea, e che ancora oggi colpisce il visitatore che va lì per la prima volta, è vedere quanto la fabbrica fosse veramente in un continuo rapporto, come dire, di apertura nei confronti del territorio, per cui non c'erano cancelli, non c'erano recinzioni né fisiche né, diciamo, metaforiche. Significa che i servizi sociali, gli asili nido, la mensa erano, oltre che aperti ovviamente a tutti i familiari di chi lavorava in fabbrica, per cui i bambini dall'asilo potevano andare a mangiare con i loro genitori durante la pausa pranzo, ma in realtà erano aperti anche a tutta la comunità. Questo è un esempio di casa per dipendenti, che i dipendenti dell'Olivetti potevano poi nel tempo acquistare con dei mutui a tasso zero, per cui oggi c'è una pluralità di proprietà anche di questi edifici. Questo ancora è un edificio molto interessante che si chiama Talponia, primo esperimento del 1960, in realtà primo esperimento di un grattacielo orizzontale, ovvero che non si sviluppa per verticale ma è interrato da cui si vedono solo i boschi, e qui siamo arrivati un po' anche al cuore, diciamo, di quello che veniva detto prima e anche di questa giornata, ovvero di come fare a usare gli strumenti della modernità, gli strumenti della tecnologia come un'occasione di riscatto per l'uomo e non come un'occasione di dominio. E sappiamo che l'Olivetti in questo senso, partendo con Adriano, è stata sicuramente all'avanguardia. Questa macchina evidentemente a noi oggi dice
dice molto poco. Questa è l'Elea 9, al di là della bellezza della foto e del design della macchina, che è di Ettore Sozzas ed è del 1959, a noi dice molto poco, dicevo, perché in realtà questo è il primo calcolatore al mondo che la Olivetti ha fatto, come dire, costruito con tecnologia a transistor e non a valvole, che Olivetti presentò 6 mesi prima della IBM nel 1959, appunto. E dicevo, a noi, alla nostra società, almeno a me, dice, conta molto molto poco, perché credo che è equivalente, come dire, tutta questa struttura equivale a quello che oggi è in una memoria da 256 kilobyte. E ce n'è ancora uno che si può vedere e integralmente conservato al Museo degli strumenti da calcolo a Pisa, dell'Università di Pisa, perché è un progetto congiunto Olivetti-Università di Pisa. E dicevo, a noi racconta molto poco. Credo che però quello che le parole, per tornare alle citazioni che Adriano Olivetti usò per inaugurare, per presentare questo calcolatore, come dire, al mondo davvero, in particolare al Presidente della Repubblica nel 1959 a Milano, sono in qualche modo eterne e possono ancora invece raccontarci molto. Scrive: questa macchina è creata dall'uomo per servire l'uomo e per liberarlo dall'antica fatica di prove più dure e per affermare la sua vocazione di costruttore per nuove e suggestive possibilità di lavoro. Dobbiamo impegnarci su un più vasto fronte morale e materiale. C'è tutta da qui, come dire, questa idea di tecnologia olivettiana produsse 6 anni più tardi questa macchina qui, che è la Programma 101. Il Programma 101 viene considerato il primo calcolatore al mondo portatile, il primo computer portatile al mondo, perché aveva delle misure ridotte. Il suo inventore, Pier Giorgio Perotto, che era un ingegnere dell'Olivetti, scrisse nella sua autobiografia che abbiamo recentemente ripubblicato a proposito di questa macchina, dice: io volevo una macchina che non avesse bisogno dell'interprete in camice bianco per essere utilizzata, come quell'altra che vi ho mostrato nella foto precedente. Invece fu usata, e anche molto bene direi, dalla NASA, perché con questa macchina, ci sono le fotografie, venne calcolata l'orbita attorno alla Luna, con la quale poi la prima missione dell'Apollo riuscì nell'allunaggio, dimostrando nei fatti che poi, come dire, progettare a misura d'uomo è quello che permette all'uomo di raggiungere delle mete davvero ritenute fino a quel momento inarrivabili. E credo che questa idea anche, come dire, di tecnologia va molto bene per spiegare un'altra cosa che veniva detta all'inizio, no? Anche un po' poi qual è il senso di queste immagini che vi ho mostrato e qual è poi il senso profondo della storia olivettiana oggi, soprattutto nel rapporto fra impresa e territorio. E queste foto che poi vi ho mostrato ci raccontano il paesaggio naturale, quell'artefatto, e raccontano soprattutto l'ingrandirsi della fabbrica Olivetti e il suo stare nell'ambiente, il suo stare nel mondo. Ma come dicevo, ci raccontano, credo, soprattutto che cosa significhi essere avanguardia, no? Anche in quel ragionamento intorno a che cosa sia il progresso, che cosa sia l'innovazione, e ce lo raccontano appunto soprattutto dal punto di vista degli altri, da cui nasce poi l'idea che fa convergere sulla storia di Adriano Olivetti il concetto di responsabilità sociale di un'impresa, perché senza il senso dell'altro, come io ho scritto, come immedesimazione profonda, senza dare dignità a parole come accoglienza, come empatia, è molto difficile riuscire a capire anche qual era il senso per Adriano Olivetti, che Adriano Olivetti dava alla responsabilità sociale d'impresa, che per Olivetti, su questo la nostra fondazione è anche molto in qualche modo cauta quando si cerca di associare al modello olivettiano un'idea di responsabilità sociale d'impresa, che oggi sembra essere più che altro, come dire, sempre un effetto di
di restituzione o peggio di risarcimento, no? In qualche maniera, ovvero qualcosa che come una voce di bilancio, no? Precipita verticalmente su chi abita l'impresa e sui territori che ospitano l'impresa. Per Adriano Olivetti le imprese, l'abbiamo visto in quella citazione del discorso di Pozzuoli, è davvero una vocazione. A me personalmente questa idea, come dire, della fabbrica, dell'azienda, dell'imprenditore che si mette davvero in ascolto di chi è fuori la fabbrica, in un processo che è un processo identitario, che coinvolge tutto il territorio, questa cosa l'ha spiegata per la prima volta a me molto bene leggere quello che Adriano Olivetti scrisse disse durante un discorso del 1945, quando spiegò agli operai riuniti nel Salone del 2000, che è tutt'oggi, diciamo, questo luogo centrale nella fabbrica di Ivrea, dove si facevano appunto i discorsi, in cui dicevo le parole con cui Adriano Olivetti giustificò i motivi per i quali aveva deciso, come una tra le prime operazioni rientrato in fabbrica appunto dopo la guerra, di dotare di maggiori fondi uno degli istituti assistenziali fondati dal padre Camillo per le donne, per le impiegate Olivetti, si chiama Assistenza Lavoratrici Olivetti, e che dal 1945 in poi, appunto da questo discorso in poi, permette alle impiegate Olivetti un congedo di maternità di 9 mesi e mezzo a parità di salario nel 1945. Lo fa Adriano Olivetti, lo giustifica con queste parole qui. Verso la più alta espressione dell'umanità, che è la maternità, noi esprimiamo la nostra solidarietà perché nessuna operaia che sia madre possa mai vedere con invidia e con dolore quelle madri che hanno la gioia di tenere in una casa i primi mesi di vita il loro bambino. E, scusate l'acqua. Si diceva prima durante l'introduzione, Francesco diceva, la fabbrica non solo, no? Non deve produrre solo ricchezza, non deve produrre solo profitto, non devono uscire solo prodotti, ma anche idee, no? che è una cosa molto molto vera, e che in un'altra maniera l'ha raccontata in modo molto, molto simile uno tra i più grandi, insomma, più stretti collaboratori di Adriano Olivetti dal punto di vista culturale, non in azienda, il che è significativo, che è Massimo Fichera, che ha detto che la fabbrica non deve essere solo una produttrice di beni per Olivetti, la fabbrica deve essere una produttrice di bene. E diciamo, nel nostro percorso anche iconografico, questo cosa significa? Un po' quello che abbiamo visto, ma di nuovo, questa qui era una delle biblioteche di fabbrica, in una bellissima immagine di Henri Cartier-Bresson di metà anni 50, che fu chiamato a fare un reportage dei servizi culturali Olivetti, l'asilo che abbiamo più volte visto nell'altra immagine, quindi vado avanti, di nuovo la biblioteca. Una piccolissima esempio delle copertine delle edizioni di comunità dell'epoca, che, a cui si deve l'introduzione anche in Italia delle discipline più all'avanguardia dal punto di vista soprattutto delle moderne scienze sociali, l'urbanistica, la sociologia e via dicendo. E così, per arrivare anche un po' all'oggi, questo è il manifesto di uno dei progetti su cui ha lavorato la Fondazione Adriano Olivetti negli ultimi 10 anni, ovvero il riconoscimento di Ivrea come città industriale del XX secolo, ovvero di riconoscimento delle architetture industriali di Ivrea come patrimonio dell'umanità presso l'UNESCO, nella convinzione che poi in fondo di tutta questa eredità architettonica che Olivetti ha lasciato dietro di sé, quello che poi vale la pena e davvero oggi riesce a raccontarci qualcosa, come dire, quello che rappresenta dal punto di vista valoriale. E in questo senso questa propria identità fra azione e pensiero, fra paesaggio industriale e paesaggio, come dire, naturale, fra beni appunto e bene, si trova un po' la ragione di questa candidatura. E c'è una cosa a proposito dell'architettura e quello che si diceva prima, molto molto bella. Nell'unica in realtà intervista filmata che si conserva di Adriano Olivetti, che è fatta nel dicembre del 1959, ovvero, diciamo, 2 mesi e mezzo prima che lui poi morisse improvvisamente,
Adriano Olivetti accompagna Emilio Garroni, che è stato un grande professore di filosofia e di estetica a Roma e che all'epoca aveva un programma appunto per la RAI, e accompagna Emilio Garroni in giro per la fabbrica, per Ivrea e via dicendo, e a un certo punto sono nelle linee di produzione Olivetti. È un sabato mattina e Emilio Garroni dice: ma è vero, ingegnere, che lei viene qui quando il sabato e la domenica, che era una cosa vera, questo ricordo me lo raccontava anche mia madre, perché lui ogni tanto la portava appunto il sabato e la domenica in fabbrica, e lui dice sì, è vero. Adriano risponde: sì, è vero, perché vede, quando le macchine tacciono, quando le linee di produzione sono ferme, il problema dell'uomo si fa più chiaro, viene fuori in tutta evidenza. Dice: quella è la cosa che poi mi appassiona e sulla quale penso quando sono qui. E subito dopo aver detto questa cosa escono di nuovo su via Iervis, quella strada che dicevamo prima, e dice: vede, perché l'architettura, l'intervistatore gli chiede a proposito appunto di questi bellissimi edifici, questi edifici tutti di vetro, l'intervistatore gli chiede: è vero, ma gli dice: che cos'è l'architettura? E lui dice: vede, l'architettura è la forma in cui si esprime una società, che qualifica l'idea di una società, e quindi forse probabilmente l'idea di Olivetti in questo senso, e da qui nasce anche un po' tutto l'impianto, che adesso non vi racconto perché diciamo molto tecnico, molto complicato, della candidatura di Ivrea a sito UNESCO, nasce proprio da questa consapevolezza che poi in fondo gli edifici che raccontano quella storia non sono solo, come dire, non hanno solo una bellezza estrinseca, non sono solo, come dire, degli elementi molto d'avanguardia dal punto di vista architettonico, ma soprattutto sono la testimonianza che ancora a noi oggi rimane di un diverso modo di intendere, di progettare e di progettare la società. E sempre in questo senso, come si dice, diceva, no, a proposito dell'immagine, Gianluigi Gabbetti, che è stato per 5 anni con Adriano e poi per altri 10 anni in Olivetti, a proposito dell'immagine racconta che lui una volta chiese ad Adriano Olivetti che cosa fosse per lui l'immagine, diceva, perché ovviamente tutti ricordiamo il design, quanto un'idea di, come dire, molto molto alta e molto sofisticata di immagine, come dire, ha permeato la vita dell'Olivetti. Adriano risponde proprio quello che è stato poi detto prima dall'introduzione del professor Merlini, dice: vede, l'immagine per me, come dire, in un'azienda è come un proiettore. Se lei mette una cosa dentro un proiettore, l'immagine che verrà proiettata nella realtà sarà più o meno bella quanto è stato sincero quello che c'è stato messo dentro, dice, e soprattutto si vede se lo è o non lo è sincera. Allora, in questo senso credo che Ivrea oggi è la testimonianza appunto di un modo nuovo e ancora d'avanguardia di intendere, come dicevamo, di intendere la società. E questa è solo uno stile fatto da uno degli edifici dei servizi sociali, delle linee di produzione di questa fabbrica di vetro di cui si è anche già parlato, e che erano sostanzialmente dei corridoi che avevano vetro da un lato e dall'altro, per cui chi poteva lavorare dentro da questo lato poteva rimanere continuamente in contatto con le valli, con le montagne dalle quali proveniva, nelle quali continuava ad abitare, perché poi la Olivetti metteva a disposizione una serie di servizi, l'IRUR l'ho già detto, ma anche di servizi di trasporto per evitare che tutti i lavoratori della Olivetti si inurbassero dentro Ivrea. Questo ha permesso che anche nei momenti di massima dimensione dal punto di vista industriale della fabbrica, la popolazione di Ivrea è sempre stata costante dal 1920 a oggi di 25.000 abitanti. E dall'altro lato, che non vediamo qui, di queste finestre, come dicevo, no? In cui chi stava dentro poteva continuare a guardare fuori, chi stava fuori poteva vedere cosa succedeva dentro la fabbrica, in quella, come dire, dimensione di trasparenza che veniva citata prima. Dall'altro lato invece c'è il convento, e quindi questo rimanere in contatto anche con le proprie radici, spirituali. E andando verso la conclusione, c'è questa frase molto bella che è di Paul Valéry, che dice che la bellezza non può essere programmata, perché la bellezza è sempre l'effetto secondario di altre ricerche spesso molto normali, che credo che ci dia un po' l'idea di quel tentativo continuo che ha avuto Olivetti in tutta la sua storia
come intellettuale, ma soprattutto come imprenditore, di dare senso, no? E restituire senso alle cose, perché poi è quello appunto che crea questa bellezza. E questa invece è una foto di Adriano verso la fine degli anni 50, che mi sembra interessante mostrare, perché ci dà la possibilità in qualche modo, non so, a me ha sempre affascinato molto questa foto, a parte che ha un elemento che poi ho iniziato a notare solo recentemente, che sono tutti uomini, non c'è una donna in questa foto, il che forse però la dice lunga al di là di come poi le epoche storie cambino. Ma in realtà la cosa che mi piace di questa foto è che poi l'unica persona veramente riconoscibile in mezzo a tutta questa moltitudine, a tutta questa folla, è solo lui, no? È solo Adriano, e lo è in questa maniera un po' sospesa, forse quasi anche un po' spettrale. E quindi perché? Perché in realtà è una foto sospesa che ci dice anche qual è un po' il senso oggi di questa storia. Non è certamente quella di fare di Adriano Olivetti un santino o un mito, perché poi dietro i santi e dietro i miti è anche molto, molto facile nascondere le proprie responsabilità, e questo è quello che noi cerchiamo di evitare, sia nella nostra, come dire, molteplice attività che svolgiamo sempre, ma anche, come dire, nel tentativo che abbiamo come mandato istituzionale, ma anche come vocazione, di cercare di portare questa storia davvero nel futuro, senza che si venga, come dire, che ce la si provi ad appuntare appunto sul bavero della giacca, come si fa con i santini, tradendone poi il significato più profondo. Perché quindi questa, come dire, foto ci dice che Olivetti di fatto è una figura del passato, ma che sono, come dicevo, le testimonianze del passato che, se trattate, raccontate, divulgate non con lo spirito degli antiquari, come dicevo all'inizio, ma con lo spirito degli innovatori, sono in grado ancora di raccontarci qualcosa. Perché come diceva, diciamo, Adriano Olivetti in un altro scritto che si chiama Dovete conoscere i fini del vostro lavoro, diceva una cosa molto bella, cioè la bellezza e dobbiamo utilizzare gli strumenti della modernità per costruire un mondo materialmente più fascinoso e spiritualmente più elevato, dove la bellezza e la tolleranza siano nomi e non voci prive di senso. E quindi in questo senso, scusate il bisticcio di parole, credo che davvero Olivetti oggi possa essere, come dire, al di là di ogni senso e passaggio storico, è davvero una comunità in cammino, e questo è un po' anche il titolo che ho voluto dare al mio intervento. Ogni volta che noi facciamo uno di questi incontri, che dicevo poi abbiamo articolato in un programma che si chiama Lezioni Olivettiane, dove proviamo a portare Adriano Olivetti là dove appartiene secondo noi, ovvero fra la gente, anche se appunto qua sono tutti uomini, però diciamo in senso più largo, cerchiamo di portare la storia di Adriano Olivetti ovunque ci sia un luogo di aggregazione, di conoscenza, andiamo nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, andiamo nel mondo del terzo settore, nel mondo dell'impresa, nel mondo appunto della scuola e della formazione. Quello che notiamo è che si aggiunge sempre qualcuno che poi vuole conoscere un po' di più questa storia, perché poi di fatto Adriano Olivetti forse oggi più che come dire, un esempio storico a cui rifarsi, che è sempre, come dire, un'operazione importante, è più che altro un esempio di metodo, un esempio di approccio che dobbiamo fare nostro. La figura di Adriano Olivetti, come sappiamo, è stata oggetto nell'ultimo mezzo secolo di un, come dire, enorme e anche incredibile, da un certo punto di vista, processo di rimozione collettiva. Io ricordo che quando ero più piccolo, quando ero uno studente e andavo a vedere nell'indice dei nomi di libri anche molto importanti che ricostruivano la storia di questo paese, e trovavo il nome di Adriano Olivetti nell'indice dei nomi, avevo quasi un sussulto di orgoglio e di eccitazione, perché era una cosa molto rara, perché non se ne parlava, era sparito completamente, come dire, rimosso dalla cultura popolare nel senso più alto del termine nel nostro paese, nonostante, come io vi ho fatto vedere magari in modo molto sintetico e forse confuso, ma come attraverso gli molteplici strumenti che la Fondazione mette a disposizione, sia editoriali che divulgativi, di approfondimento, poi ciascuno può, secondo i suoi interessi e le sue discipline di
interessa approfondire. Adriano Olivetti è stato una delle figure, come dire, imprenditoriali e culturali più importanti del Novecento, non solo italiano sicuramente, e questo ci dà la misura appunto di quanto invece questa storia sia stata rimossa. Questo ovviamente oggi non è il contesto in cui approfondire questa, cioè come i motivi per cui questo è avvenuto. Quello che vediamo oggi è che invece c'è un ritorno a vedere in Adriano Olivetti, ma non solo in Adriano Olivetti, ci sono anche altre figure, appunto, come dicevo, un esempio di un paese, l'Italia, che avrebbe potuto essere e non è stato. Però allo stesso tempo, e questo è anche un po' probabilmente uno dei motivi del mio intervento oggi, no? C'è un tempo che ritorna ogni tanto, no? E la storia di Adriano Olivetti è un po' come un fiume carsico, no? Che si è inabissato e poi a un certo punto della storia è ritornato fuori per mostrare la sua faccia migliore. E sempre Paul Valéry diceva che ci vogliono due geni per fare un'idea, uno per produrla e un'altra per riconoscerla, e questo forse significa che il tempo di Olivetti davvero in qualche modo è oggi e non 50 anni fa, quando probabilmente il suo tempo non era ancora pronto completamente ad accogliere la sua visione della società in senso più profondo, e che il tempo di Olivetti poi davvero è oggi. A me in particolare, quando giriamo appunto l'Italia con un ritmo, adesso è qualche mese che non facciamo più la media, però all'incirca di un incontro e mezzo a settimana, in cui portiamo appunto, come ho detto, la storia di Adriano Olivetti, una delle domande che vengono fatte, rivolte più spesso, è chi sia oggi Adriano Olivetti, se esiste un nuovo Adriano Olivetti. Ed è evidente che da un lato ci sono tantissimi imprenditori in Italia oggi che, proprio in ragione, come dire, di questo spirito del tempo, no? Che Adriano Olivetti sembra incarnare così bene oggi, probabilmente sono olivettiani senza neanche saperlo del tutto, e che più o meno consapevolmente perseguono un'idea di impresa olivettiana. Certo è che da un altro punto di vista l'impresa Olivetti, per la sua dimensione, per la sua dimensione multinazionale, è stata la prima grande multinazionale italiana, per il fatto che era il risultato di una logica e di un'idea appunto organica di sviluppo che non riguardava solo l'impresa, ma riguardava la cultura, la politica, la società, è un'occasione persa e in qualche modo irripetibile. Quello che però diciamo sempre è che in qualche modo oggi Olivetti è chi ha cuore ancora, come dicevamo, un'idea di progresso e che è in grado ancora di mettere il progresso, di mettere la persona al centro delle sue riflessioni in qualunque campo, in campo politico, in campo imprenditoriale. Che oggi Olivetti è chi crede che l'idea di una società, come diceva appunto Adriano stessa, spiritualmente più elevata, allo stesso tempo materialmente più realizzata, è un'idea di società non ancora appunto realizzata, che parole come giustizia, inclusione, solidarietà, responsabilità non abbiano ancora trovato completamente cittadinanza nel mondo di oggi, e che forse appunto in qualche modo oggi Olivetti non è tale imprenditore o tal altro imprenditore, oggi in qualche modo Olivetti siamo tutti noi. E, concludendo, questa è appunto una così immagine solo iconografica, un esempio delle attività che svolgiamo e che ci portano appunto a avere delle attività progettuali nel campo della formazione con le lezioni olivettiane, nel campo della divulgazione con le edizioni di comunità, nel campo dell'archivistica, della ricostruzione storica e poi anche della progettualità. E, al centro di tutta questa molteplicità di attività che la Fondazione appunto svolge da oltre 50 anni a questo punto, c'è questa campana, e la campana è il simbolo che Adriano Olivetti scelse per distinguere le sue attività culturali e politiche. Era il simbolo della casa editrice, appunto Edizioni di Comunità, fondata nel 1946, era il simbolo del movimento politico, del movimento comunità del 1947, e dal 1962 è anche il simbolo della nostra
della nostra fondazione, e c'è una cosa, come dire, credo che le parole che Adriano Olivetti usò per descrivere il perché di questa campana e per dare appunto di nuovo senso a questo simbolo, queste parole descrivano e raccontino, credo, molto meglio di come può fare chiunque altro, me per primo evidentemente, che cosa è stato davvero Adriano Olivetti e quali sono stati davvero i termini, come dire, etici, valoriali, ma anche pratici, imprenditoriali, perché poi Adriano Olivetti è stato innanzitutto un grande imprenditore attorno al quale ha costruito, come dire, la sua storia umana, personale, ma anche appunto la sua storia di imprenditore. Sono queste parole qua con le quali poi chiudo il mio intervento. Ognuno può suonare senza timore e senza esitazione la nostra campana. Essa ha voce soltanto per un mondo libero, materialmente più vicinoso e spiritualmente più elevato. Suona soltanto per la parte migliore di noi stessi e vibra ogni volta che è in gioco il diritto contro la violenza, il debole contro il potente, l'intelligenza contro la forza, il coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro l'egoismo, la saggezza e la sapienza contro la paura e l'improvvisazione, la verità contro l'errore, l'amore contro l'indifferenza. Grazie. Sì. Bene, grazie mille per questo completo e molto stimolante intervento che a tratti, devo dire, mi ha fatto anche accaponare la pelle, quindi credo possa aver suscitato in molti di voi curiosità, interrogativi, domande. È il momento ideale per darvi la parola, sia per quanto riguarda l'intervento di Beniamino Deliguori, sia per quanto riguarda anche l'intervento precedente di Fabio. Sentitevi liberi. Dei rapporti che c'erano tra Adriano Olivetti e la Svizzera. Sa certo. Perché? Perché io mi sono trovata sul treno che passava dal Vallese e andava fino a Losanna, a Ginevra, e siamo stati vicini, abbiamo chiacchierato insieme, eccetera. Per cui mi chiedo, cos'è che lo portava là? Non me lo ricordo. Perché dentro per noi sapete che c'è anche un rapporto tra lui e noi, la Svizzera. Allora, lui aveva, anzitutto lui era stato in esilio in Engadina dal 40, diciamo, dalla fine del 1943. Adriano Olivetti cominciò a uscire, era stato messo imprigionato a Roma, a Regina Coeli, e riesce a uscire il giorno prima che i tedeschi prendano possesso del carcere da cui poi, da cui poi provennero quasi tutti i fucilati alle fosse ardeatine. E va, dopo un periodo di clandestinità, si rifugia in Svizzera, dove tra l'altro scrive l'Ordine Politico delle Comunità in Engadina. Dopodiché ha mantenuto sempre dei rapporti con la Svizzera. Credo all'epoca, quando lei l'ha incontrata, avesse anche una, come dire, essendo un, penso avesse in Svizzera una compagna, alla fine, diciamo. No, come dicevo, comunque era un uomo di carne ed ossa, non un mito. E tra l'altro lui morì appunto in un treno all'altezza della stazione di Hegel, andando a Losanna. Lui è morto durante un viaggio in treno da Milano a Losanna, e immagino non quando l'ho conosciuto. Però a proposito di questa cosa, in realtà mi sono dimenticato poi di raccontare una cosa che secondo me è anche, diciamo, molto interessante, che dà un po' la misura di quello che ho provato a dire, ovvero di come Olivetti oggi sia davvero un esempio, al di là di ogni altro approfondimento, diciamo, disciplinare, analitico, e che lo sia soprattutto poi
poi i ragazzi, i più giovani, quando noi andiamo nelle scuole questa cosa riusciamo a vederla anche, come dire, a toccarla con mano, che poi sono i ragazzi quelli che hanno la sensibilità e soprattutto, come dire, le categorie mentali oggi più pronte ad accogliere, come dire, la impurezza, come si dice il messaggio olivettiano. E l'aneddoto è questo qui. Quando noi abbiamo ripreso le pubblicazioni di Edizioni di Comunità nel 2012, l'abbiamo fatto pubblicando Adriano Olivetti e pubblicandolo in delle forme, diciamo, molto agili, nell'idea che poi fosse importante in qualche modo semplificare la lettura di Adriano Olivetti, a banalizzarla, proprio per portarla a dei pubblici non necessariamente specializzati. E quando abbiamo fatto questa operazione, che il cui primo titolo è stato appunto l'uscita del discorso all'inaugurazione della fabbrica di Pozzuoli, io ricordo che c'era stato anche, come dire, con dei miei interlocutori, come dire, molto, erano stati molto critici, hanno detto: ma dai, ma quanto vorrai che venderà un libro di Adriano Olivetti, 1500 copie, ma lo leggono solo i professori universitari. E dicendo, crediamo in realtà che forse invece il mercato, che è un mercato, come dire, quello non della saggistica ma diciamo dell'attualità, dei libri, come dire, così in qualche modo generici nel senso buono del termine, sia il mercato di Adriano Olivetti, che Adriano Olivetti è comprensibile a tutti, e ci ha chiamato poco dopo che era uscito, qualche settimana dopo che era uscito il libro, ci ha chiamato in fondazione una libreria di un posto nel nord-est, dicendo che una ragazza che frequentava la libreria, che stava preparando una tesina di liceo, di maturità, sulla Olivetti, su Adriano Olivetti, aveva portato al libraio, che conosceva, un amico, adesso non mi ricordo qual era il nesso, aveva portato questo libretto di Adriano Olivetti, del discorso dei lettori, e lui, il libraio che ci aveva chiamato, era entusiasta, aveva letto questo libro, gli era piaciuto moltissimo, gli sembrava bellissimo, eccetera, e ci ha chiesto se Adriano Olivetti sarebbe stato disponibile ad andare a fare una presentazione da loro in libreria. E questo, come dire, ci ha dato la misura non solo di quanto fosse importante, come dire, lavorare ovviamente per restituzione su quel fenomeno di rimozione che c'è stato della storia di Adriano Olivetti, ma che farlo, come dire, mirando al pubblico più vasto possibile fosse la cosa, come dire, più corretta, anche proprio per non tradire poi il senso profondo di questa storia, che, come dicevo, è una storia fatta di poi valori e idee molto semplici, molto, come dire, condivisibili. Ah sì, uso questo. Grazie mille. Devo dire che anche personalmente alcune delle immagini che ci ha mostrato, che vedono personaggi come Italo Calvino, Pierpaolo Pasolini a dialogo con gli operai, credo che anche questo ha suscitato una forte emozione, nella misura in cui noi come istituzione che si occupa di formazione professionale crediamo profondamente nell'idea di un binomio in fondo inscindibile tra lavoro e cultura, e che in qualche modo il lavoro non escluda, o non debba e non possa escludere l'idea di cultura, e che il tutto non possa appiattirsi ad un tecnicismo o all'essere operativi, ma che dietro quest'idea ci sia qualche cosa di molto più profondo, e queste immagini l'hanno evocato in maniera molto forte. Quindi in questo senso grazie per aver in qualche modo nutrito un'idea che cerchiamo di portare avanti. E la domanda è relativa un po' al modello, alla matrice culturale che sta dietro, per così dire, l'idea educativa, l'idea formativa che c'era in Olivetti, quindi piuttosto conoscere un po' più da vicino la scuola interna dell'Olivetti, su quali, in fondo, matrice, su quali pilastri si fondava, se ci può dire qualche cosa di più su questo. Sì, anzitutto credo che poi forse qualche risposta in questo senso lo darà anche Riccardo Bernardini nel suo intervento. Diciamo che i modelli erano molteplici. Una delle grandi, come dire, anche più originali caratteristiche del laboratorio olivettiano era il fatto che non si partiva mai, come dire, da degli assunti culturali. Cioè, era un luogo di grandissima sperimentazione, direi anche quasi di anarchia culturale. Non è un caso che il direttore
Biblioteca di fabbrica Olivetti per oltre 10 anni è stato Ugo Fedeli. Ugo Fedeli è stato uno dei massimi esponenti dell'anarchismo internazionale, che è stato perseguitato praticamente in tutto il mondo. Arrivò a Ivrea a inizio anni 50, Adriano lo mise a dirigere la biblioteca di fabbrica Olivetti. Questo, come dire, è un aneddoto, però direi abbastanza significativo. Io dal punto di vista, per esempio, della formazione non saprei rispondere molto bene alla sua domanda. La rimando a una pubblicazione che si chiama Uomini e lavoro alla Olivetti, che affronta diciamo anche proprio i modelli di formazione interna alla fabbrica. Adriano Olivetti aveva, o perlomeno la sua biblioteca ci racconta di un grandissimo interesse, per esempio sulla scuola steineriana. E poi, per esempio, adesso insomma andando un po' anche a memoria, le edizioni di comunità avevano quello scopo lì nel disegno olivettiano. Le edizioni di comunità servivano come una sorta di, adesso l'immagine a me non piace, però non riesco a trovare una, di cassetta degli attrezzi poi per il laboratorio olivettiano. Quindi penso a un libro molto, molto bello di adesso ho proprio un vuoto di memoria, che si chiama Educare con l'arte, di uno storico dell'arte inglese, questo ho proprio un vuoto di memoria gravissimo, tra l'altro perché stiamo per ripubblicarlo. E quindi diciamo, i modelli erano davvero, davvero molteplici. Sicuramente c'era questa impostazione, soprattutto negli ultimi anni, di Adriano, di tendente verso, come dire, i movimenti sociali, però non nella parte educativa. Dopodiché c'era il centro formazione meccanici, c'era il centro formazione quadri, erano davvero, davvero molteplici, non c'era un modello di riferimento, che poi è un po' quello appunto che dicevo ha fatto anche la fortuna della Olivetti, quello di essere un luogo in cui si sperimentava. La parte, diciamo, conosco un po' meglio, quella architettonica, per esempio tutti gli architetti che lavorai, i designer che lavorarono all'Olivetti, quando iniziarono a lavorare all'Olivetti non erano conosciuti nel mondo. Sozzas iniziò a lavorare che aveva 23 anni, stesso discorso vale Gallino, Ferrarotti, la prima scuola di sociologia si fermò a Ivrea, così come il primo centro di psicologia in fabbrica si formò a Ivrea. Questo, come gli ho fatto un lungo giro per dirle che non so rispondere tecnicamente alla sua domanda, però ci sono dei temi, appunto questo Uomini e lavoro alla Olivetti, e anche un paio di saggi all'interno di un altro libro che si chiama L'Italia di Adriano Olivetti di Alberto Sebbene, affrontano il tema un po' più direttamente, come dire, dei riferimenti diciamo culturali. Sono cavata. Io invece voglio fare una domanda, faccio una testimonianza, perché nel 71, 72, 73 ero uno di quei bambini che correvano in quel parco che avete visto, quello era l'asilo, però diciamo, una cosa che curava moltissimo Olivetti ai tempi era la colonia per i bambini, che non è una stupidata, perché se vogliamo raccontarla la storia la raccontiamo. Gli operai di Olivetti non prendevano così tanto, avevano tanti privilegi, avevamo la clinica dentale, il pediatra, cioè io fino a 12 anni non ho pagato un pediatra e non ho pagato un dentista. Però quando mio padre lavorava alla Scarmagno, uno dei tanti satelliti, prendeva 950-960 mila lire al mese. Mia mamma nel 74, primo stipendio della Fiat, 1.150.000, è scoppiato il pedifero. Quindi diciamo che si tratta anche di, ad esempio, se andate a Ivrea andate a vedere il palazzetto lì delle esposizioni, non so, è una costruzione fantastica che riproduce una macchina da scrivere, solo che dentro c'è teatro, sale conferenze, ristoranti, niente. Quindi purtroppo la storia, magari non tutti lo sanno, ma qui sono molti tecnici, quindi lo sanno, la storia Olivetti finisce con i prepensionamenti a 54 anni, a 55 anni degli operai, che purtroppo in quel momento erano obsoleti, come le telecamere ancora si facevano.
quando già siamo partiti prima, ma poi ci siamo persi per strada tantissime cose. Però il canavese, io avrei messo Canavese in città del, industriale del, XX secolo, perché appunto tanti sono arrivati lì, io sono di Chivasso e quindi diciamo che per nostalgia, ecco, però ho sentito tante cose interessantissime e vi ringrazio. Beh, sei venuto da Chivasso anche per militanza, perché... Scusi? Dico, sei venuto da Chivasso... No, no, adesso abito qui, abito qui da 25 anni, ecco. Beh, no, molto brevemente, no, perché in realtà mi dà modo di precisare anche alcuni punti. La Olivetti poi se ne è fatto negli anni una narrazione anche un po' mitizzata, come dicevamo, e questa è quella che noi cerchiamo anche di combattere, nel senso che poi questa mitologia dell'Olivetti o di Adriano Olivetti, come santificazione di Adriano Olivetti, è quello che ha permesso di tenere un po', diciamo, lontana l'applicabilità dell'esempio, no? L'idea che poi in fondo Olivetti sia stato un utopista, che Olivetti fosse così un luogo in cui non si lavorava e quindi poi alla fine infatti è fallito e via dicendo, tutte cose non vere. Olivetti, come lei, come dire, ha dimostrato e ha detto, si lavorava e anche duramente. C'erano dei metodi di lavoro, come dire, severi, non era c'erano le fonderie, insomma era un lavoro molto duro, ma come diceva Luciano Gallino, proprio per questo la fabbrica, no, che chiede tanto deve anche restituire, no? Deve anche restituire tanto. Quindi sicuramente ci sono tante parole che sono servite un po', no, in questo processo di rimozione che ricordavo, a tenere, come dire, hanno aiutato questo processo di rimozione. Uno è questo, diciamo, della mitologia, l'altro è l'idea, per esempio, del paternalismo, che è stato uno degli argomenti con cui Olivetti è stato in vita, ma che dopo, diciamo, anche non in vita, molto attaccato da sinistra e per altre ragioni, come dire, dal mondo confindustriale a cui non apparteneva, quello del paternalismo, cioè che in fondo poi in realtà tutto questo fosse uno strumento di dominio più subdolo, no, del capitale sul lavoro. In verità, per questo poi dicevo all'inizio, non per ragioni così campanilistiche, ma davvero poi Olivetti è importante leggerlo, perché si capiscono molte cose. Adriano Olivetti stava lavorando quando è morto a un progetto che era un progetto, forse, come dire, il progetto più ambizioso in assoluto, che era quello di costituire la proprietà della fabbrica Olivetti in quel caso, ma era un modello che si sarebbe poi potuto applicare e che in effetti oggi forse sta succedendo, di trasformare la proprietà dell'azionariato Olivetti in una proprietà di fondazione. Per questo poi, tra l'altro, la nostra fondazione nasce in parte da quello statuto. Una fondazione che avrebbe dovuto assumere il 100% della proprietà dell'azienda, suddivise in quattro parti, di cui il 25% era destinato ai sindacati, ovvero, come dire, ai lavoratori. Il 25% al potere politico di riferimento, ovvero alla comunità, il 25% all'università più vicina alla fabbrica, nel caso della Olivetti era il Politecnico di Torino, ovvero all'espressione della competenza, della formazione, e l'ultimo 25% all'azionariato, diciamo così, storico, alla proprietà storica, che era un espediente anche ovviamente, diciamo, tattico di Adriano Olivetti, che era un imprenditore molto acuto e anche molto tattico, per, diciamo, superare gli ostacoli che gli venivano a un progetto del genere, evidentemente anche dalla sua stessa famiglia. E questo per dire che, usando le parole di Adriano Olivetti, l'imprenditore sarebbe morto, diciamo, il proprietario, il padrone dell'Olivetti sarebbe morto e sarebbe rinato se ne avesse avuto le qualità come manager. E questo progetto, che si chiama Fondazione Proprietaria, c'era già uno statuto, ovviamente fa cadere nel momento in cui lo legge. Noi l'abbiamo messo in un libro introdotto da Gustavo Zagrebeschi, che si chiama Le fabbriche di bene, per l'appunto. Questa bozza di statuto di per sé, per esempio, così rende assolutamente strumentale e senza senso qualsiasi accusa di paternalismo a Olivetti, che è un grandissimo parte di mondo, come dire, anche intelligente dell'Italia, ha usato per, come dire, non confrontarsi con questa storia. No, più che altro una domanda così, una riflessione.
prima di tutto penso che l'esempio sia straordinario dal punto di vista etimologico, semplicemente fuori dal perimetro dell'ordinario. Lo dimostra proprio il fatto che dopo Olivetti nessuno è stato capace di continuare la sua via, la via che ha inaugurato. Infatti appunto è finito tutto, anche a volte ad aumentare il debito pubblico italiano, peraltro, parentesi chiusa. Quindi nessuno è stato in grado di continuare su questa strada illuminata. Ma secondo me queste forme di capitalismo industriale illuminato fanno anche poco comodo, specie nell'attuale. Perché? Uno studio, secondo me, molto ben fatto di un accademico, insomma, fondamentalmente un economista, Stefano Battiston, che è un italiano che lavora all'Unico di Zurigo attualmente, sul Global Corporate Control del 2012 o 2011 o 2012, insomma, ci dice che sostanzialmente ci sono i primi 100 aggregati di potere economico del mondo sono su 100, oltre il 90 sono o istituzioni di tipo finanziario, quindi gruppi assicurativi, gruppi di capitale, fondi, quant'altro, oppure alcuni dell'area ICT, i primi 100. Su un reticolato di circa 1300 grandi aggregati di proprietà mondiali, i primi 100 sono queste, che attraverso proprietà incrociate, scambi di rappresentanza, scambi di azionariato e quant'altro, controllano appunto indirettamente tutto. C'è un legame che attraversa tutte queste 1300 aggregati economici del mondo. Quindi non la tengo lunga, ma è solo per dire che in questa filiera delle 1300 più grandi, chiamiamole aziende, non sono aziende, sono aggregati di potere più influenti del mondo, che controllano praticamente la ricchezza produttiva del mondo. La caratteristica che devono avere è la docilità, è in un certo senso la riproduttività di questi modelli finanziari che vanno poi a possedere le industrie. Quindi questo non è scritto in modo esplicito in questo studio perché non era l'oggetto, però la riproduttività di questi modelli finanziari fa scaturire l'idea, fa dedurre che simili esempi di capitalismo industriale illuminato siano del tutto scomodi. Quindi, secondo me, straordinarietà della persona che non è di cui nessuno raccoglie il testimone, ma anche l'ecosistema produttivo che ne contrasta eventuali germogli. Sì. Constatazione e anche una domanda nel dire. Stavo, in realtà pensavo mentre l'ascoltavo a questa cosa qui. In realtà sicuramente Adriano adesso, insomma, da un punto di vista di struttura del ragionamento, noi diciamo è un mito che va smitizzato, no? Va reso, va storicizzata la sua esperienza, cioè, però è del tutto evidente che Adriano Olivetti è stato in qualche modo un genio, no? Poi uno deve avere anche la forza di riconoscerli, i geni di grandi esempi, sicuramente lui l'è stato. Quindi sicuramente è vero che non c'è nessuno dopo che ha proseguito ed è stato in grado in un modo così anche imprenditorialmente efficiente di raccogliere la sua
eredità, perché poi Adriano Olivetti è stato davvero un imprenditore in questo senso, che ha preso nella sua vita anche delle decisioni spietate dal punto di vista imprenditoriale e che faceva dei ragionamenti da industriale. Questo lo racconto sempre quando poi appunto si tende a oscillare da una parte o dall'altra, non il giudizio su Adriano Olivetti. Adriano Olivetti, cioè, ci sono delle lettere che lui scambia, si scrive con il fratello metà anni 50, insomma, verso più dopo il 56, col fratello Dino, che era il fratello più piccolo, che era il presidente della Olivetti Corporation of North America, in cui per tre pagine intere di scrittura fitta Adriano lo esorta, discute con lui sul colore della carrozzeria che avrebbe dovuto avere la macchina, che sarebbe macchina per scrivere, che sarebbe andata in produzione quell'anno secondo una serie di studi che aveva commissionato di macchine, via dicendo, pagine solo sul colore della carrozzeria. Questo per dire che un imprenditore, ripeto, anche molto molto sofisticato. Però io invertirei nel suo ragionamento, che poi mi pare che in realtà l'abbia fatto, le attribuzioni di potere, ai due fattori, nel senso sicuramente nessuno ha raggiunto, però in realtà lui stesso, ma anche suo figlio Roberto, hanno combattuto contro un nemico senza volto, troppo potente, che è quello di un mondo, di un'idea di sviluppo che è andata completamente da un'altra parte. E quando la Olivetti, viene imposto alla Olivetti nel 1962 di vendere la divisione elettronica, la Deo divisione elettronica Olivetti della General Electric americana, lo ricordavamo a pranzo, con la frase che è rimasta storica e che è nei verbali del consiglio d'amministrazione di quella seduta dell'amministrazione dell'Olivetti di uno dei nuovi azionisti, ovvero Fiat, attraverso Vittorio Valletta, la frase di Valletta che disse: la Olivetti è una società sana, ma per sopravvivere ha un neo da estirpare, che è la divisione elettronica, che viene impacchettata e venduta agli Stati Uniti, dove Olivetti era appena andato a comprare invece la sua concorrente. In quella frase c'è, al di là delle responsabilità storiche, oggettive, di una politica industriale di un paese a cui non toccava verosimilmente l'elettronica come area di sviluppo, tutta una serie di discorsi molto specifici, stretti, che possiamo fare, c'è in quella frase l'idea di un mondo che è andato completamente, almeno in questa parte d'Europa, da un'altra, in un'altra direzione, quella dell'industria pesante, della cementificazione, della speculazione edilizia, eccetera, eccetera, eccetera. E nonostante questo, Roberto Olivetti in segreto riuscì a mantenere in piedi un piccolo laboratorio a Borgo Lombardo, in provincia di Milano, da cui uscì la programma 101 che vi ho fatto vedere durante la presentazione. E lui, questo lo racconta Mario Pirani in un articolo uscito su Repubblica il giorno dopo il funerale di Roberto Olivetti nel 1985, che si chiama La solitudine elettronica di Roberto Olivetti. Roberto Olivetti tentò per anni di fare finanziare di nuovo la ricerca nell'elettronica da parte dello Stato italiano prima, e di una serie di andò in Europa alla ricerca, voleva fare con dei contatti anche molto ben avviati con un grande gruppo industriale elettronico europeo che si doveva opporre a quello americano, senza fortuna. Quindi anche lui in qualche modo è stato sconfitto, no? Ma perché? Perché è un po' quello che diceva lei, in realtà è il sistema che, essendo stato un sistema autoremunerativo, si è riprodotto in una certa direzione, e quindi poi le forze dei singoli non ce la fanno. Questo, ma lo dico anche perché poi viene spesso accusato Adriano Olivetti, per esempio, di essere stato poco lungimirante in certe scelte, di non aver pensato a una successione eterna, però poveraccio, aveva anche 59 anni quando è morto, non credo che proprio fosse la sua prerogativa, e di non aver pensato a una successione interna, di essersi esposto troppo finanziariamente nell'acquisizione dell'Underwood con le banche e con la divisione elettronica. Perché poi, no, quello, appena lui è morto, nel giro le banche hanno chiesto all'azionariato Olivetti di rientrare di tutti i capitali investiti in 2 mesi, parliamo di decine di miliardi dell'epoca, che ovviamente nessuno aveva, e quindi è entrato un gruppo di intervento, quello di Mediobanca, con Fiat, eccetera, eccetera, che sostanzialmente
ha poi decretato la fine dell'avventura elettronica della Olivetti. Erano forze troppo grandi, Adriano Olivetti viene spesso accusato di queste cose qui, no? Anche da chi poi lo studia molto approfonditamente. In realtà, ripeto, poi ha combattuto in vita, ma dopo nei processi di rielaborazione storica, contro dei modelli, come dire, che si sono affermati su scala globale troppo diversi. Questo veramente, il modello olivettiano era un'alternativa, una vera terza via, e non è un caso che, come dire, che il sottotitolo della sua opera più importante si chiama, dice, l'ordine politico delle comunità al di là del capitalismo e del socialismo, e lui veramente in quell'epoca rappresentava un'alternativa, come dire, terza, vera, poi a tutto. Bene, purtroppo non abbiamo più tempo per prendere degli interventi adesso, perché dobbiamo lasciare lo spazio anche agli altri relatori. Facciamo una brevissima pausa di 10 minuti, dopodiché avremo due relazioni e un ulteriore momento di discussione sul finire del pomeriggio. E poi un aperitivo offerto, sì. Bene, riprendiamo. Andiamo con la seconda parte, cedo subito la parola a Riccardo Bernardini per il suo intervento, prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Dunque, il titolo del mio intervento, evidentemente suggestivo, è La scuola di saggezza di Olivetti, che naturalmente è un'immagine retorica, ma ha un fondamento anche filologico, da un certo punto di vista, come cercherò di spiegarvi. E spero di non andare troppo nel tecnico, perché di formazione sono appunto psicoanalista e abbiamo lavorato in questo anno e mezzo, nel volume che Merlini vi mostrava prima, sulle connessioni tra la figura di Carl Gustav Jung e, diciamo, il Ticino anche, con Adriano Olivetti, quindi mi piaceva condividere qualche idea in proposito, visto che è un lavoro collettaneo che ha visto una serie di specialisti cimentarsi appunto su questo tema. Dunque, parlo anche un po' da insider, e lo dico con un certo imbarazzo, visto che c'è anche Beniamino De Liguori qui presente, perché, come già Merlini accennava prima, anche Francesco, noi abbiamo da 2 anni una scuola post-universitaria a Ivrea, negli ex stabilimenti Olivetti, e quindi condividiamo, insomma, uno strascico della tradizione olivettiana, se non altro nell'ispirazione che sottende il nostro progetto. È una scuola di specializzazione riservata a medici e a psicologi che vogliono acquisire un diploma ministeriale in psicoterapia, quindi per un pubblico molto specialistico. Ciò nonostante, nei colloqui di ammissione che ogni anno facciamo presso la nostra sede universitaria a Ivrea, ci siamo accorti con sorpresa di un qualcosa che potrei definire un effetto Olivetti, nel senso che nei colloqui motivazionali, tra le motivazioni che questi allievi esprimono per iscriversi alla nostra scuola, che ha un numero chiuso, c'è una dimensione anche affettiva, quindi delle persone che dicono: ma io comunque ho lavorato qui ancora quando questo stabilimento era dell'Olivetti, quindi mi ricordo i macchinari, mi ricordo addirittura l'olio che colava dal soffitto per appunto mettere in moto questi marchingegni estremamente complessi, e quindi vorrei tornare alla Olivetti. Però lei sa che noi siamo una scuola di specialità, che nulla a che vedere con un'officina. Però questo non l'ha in qualche modo disincentivato e si è poi iscritto. Altri allievi che ci hanno detto: ma io ho fatto la colonia Olivetti, ho frequentato l'asilo Olivetti, però capisce che non sono credenziali, diciamo così, scientifiche queste. Però da ex utente io stesso di tutte le colonie Olivetti possibili e immaginabili, non ho potuto fare altro che riconoscere, diciamo, un punto in più a queste persone. E quindi ben consapevole, naturalmente, che anche la fondazione è molto attenta a non mitizzare la tradizione olivettiana, io sono altrettanto consapevole che rischierò di scivolare un po' su questo versante, perché c'è una dimensione affettiva che
potrebbe prendere il sopravvento sulla dimensione appunto più razionale. Però circoscriviamo un po' il discorso. Le nostre ricerche, che in qualche modo hanno suffragato, diciamo, la dimensione spirituale del lavoro di Olivetti, si sono concentrate proprio sulla sua collaborazione con Carl Gustav Jung, o sulle sue comunanze, sulle sue affinità con la tradizione di pensiero appunto junghiana e ticinese, come vedremo tra poco, arrivando a così delle scoperte archivistiche e bibliografiche da un certo punto di vista anche inaspettate. Iniziamo da qui. Va premesso che nei due archivi principali per questa nostra ricerca, cioè il Politecnico Federale di Zurigo, presso cui è conservato l'Istituto junghiano, e presso il complesso di fondi dell'archivio Olivetti di Ivrea, non esistono testimonianze di un incontro personale tra Jung e Olivetti. Ciò nonostante, sulla base dei documenti storici oggi a nostra disposizione, ci è stato possibile provare a ricostruire dei passaggi di una loro collaborazione più o meno indiretta. Scorrendo il catalogo della biblioteca di Olivetti ci possiamo imbattere in alcuni testi junghiani, questo l'hanno già fatto alcuni storici tipo Marco Maffioletti, ma testi junghiani che in qualche modo sono debitori anche del lavoro di Jung in Ticino. Sono due testi molto importanti, come The Integration of the Personality, che raccoglie le prime conferenze tenute da Jung a Eranos, che furono tradotte in inglese e pubblicate in questo volume di saggi, e Psicologia e Alchimia, uno dei suoi testi principali, che di nuovo raccoglie due conferenze tenute da Jung nell'ambito dei convegni di Eranos. Quindi possiamo dire che Olivetti conosceva in qualche modo quanto Jung aveva fatto anche qui in Ticino ad Ascona. Oltre a questo sappiamo che Olivetti fu in analisi a Roma con il primo junghiano che lavorò in Italia, Ernst Bernhard, che fu appunto il pioniere degli studi junghiani in Italia. La ricerca archivistica però non ha documentato, almeno fino a questo momento, alcun aspetto del lavoro analitico svolto da Olivetti con Bernhard, che viene collocato da Alberto Saibene, uno specialista della storia olivettiana, tra la fine del 45 e i primi mesi del 46, quindi siamo nel dopoguerra. In un'intervista che lo psicoanalista freudiano Cesare Musatti rilasciò nell'88 a Laura Olivetti, Musatti, che come si è già detto diresse a Ivrea il primo centro, uno dei primi e uno dei più importanti centri di psicologia del lavoro in Italia, presso gli stabilimenti Olivetti, raccontò di una figura assolutamente singolare nel panorama editoriale italiano e non solo, Roberto Bazlen, come colui che indirizzò forse per primo Olivetti verso gli studi junghiani. Bazlen è chiamato enigmaticamente editore nascosto e scrittore di nessun libro. Capisco benissimo, ricordava Cesare Musatti, con cui Olivetti ebbe solamente due colloqui analitici prima che appunto prima di un sogno che in qualche modo segnò poi la fine di questa brevissima analisi. Quindi capisco benissimo, raccontava Musatti e Laura Olivetti, che una personalità come quella di Adriano fosse attirata di più dall'impostazione junghiana. Adriano credeva negli annunci, nelle ispirazioni, nei messaggi, ed era una cosa particolarmente interessante da un punto di vista psicologico osservare questi fenomeni in un individuo come Adriano, il quale riusciva a mandare avanti, a far crescere un'industria come l'Olivetti grazie ad un'antiveggenza particolare. Sapeva quello che sarebbe capitato nel futuro. Si trattava di una forma di genialità difficile da interpretare anche psicologicamente. E questo, se volete, è un aspetto, diciamo, personologico di Olivetti che lo accomuna sicuramente a Carl Gustav Jung, a prescindere da come si configurò poi la collaborazione materiale tra queste due grandi menti del secolo scorso. Anche Jung era di un'antiveggenza particolare, si dice tuttora che alcune sue intuizioni solamente adesso, a distanza di decenni, stanno venendo comprese, anche se solo in parte.
E lo stesso Jung nel rapporto analitico adottava un approccio direi particolarmente intuitivo, quindi era convinto che non esistesse un vero metodo, e si racconta addirittura di qualche caso dell'ultimo Jung, qualche caso clinico che fu curato in stanza d'analisi senza che Jung dicesse neanche una parola. Quindi evidentemente aveva una personalità così magnetica, no, legata alla sua intuizione, che faceva sì che scattasse qualcosa, no, tra paziente e analista di taumaturgico, esagerando un po'. Ci sono però dei passaggi anche concreti di questa collaborazione che vale la pena menzionare. Quindi nel 38-39 la frequentazione di Olivetti con questo singolarissimo personaggio Bazlen fa nascere nell'ingegnere l'idea di una casa editrice che si preparasse, cito Beniamino De Liguori, fin da allora ad affermarsi dopo la caduta del fascismo. Quindi Olivetti guardava già avanti, no? Cominciò così una caccia all'acquisto dei diritti di opere straniere. Ad assecondarli vi era questa agenzia letteraria internazionale di Augusto Foix, dove il figlio Luciano, un giovane redattore, si stava in quegli anni facendo le ossa. E questo è il racconto del giovane Foix. Eravamo nei primi mesi del 41 quando una mattina, questo per darvi appunto l'idea appunto del funzionamento anche psichico, no, se possiamo dire così, di Adriano Olivetti, l'ingegnere arrivò all'Agenzia Letteraria Internazionale dove io lavoravo con mio padre e mi si presentò dicendomi placidamente che una delle ultime notti aveva sognato di me. La cosa mi stupì non poco, poiché era la prima volta che ci vedevamo e sognare di qualcuno che non si è ancora conosciuto è piuttosto raro, no? È un piccolo episodio che però ci dice, secondo me, molto di Adriano Olivetti. La sede della casa editrice, stabilita a Milano in un primo momento, in seguito ai bombardamenti che iniziavano a colpire il capoluogo lombardo, fu trasferita a Ivrea nel 42, anno in cui le nuove edizioni Ivrea, questo era il nome della casa editrice, con ogni probabilità presero a tutti gli effetti avvio. Quindi, al di là della sua analisi con Bernard, al di là delle sue comunanze personologiche con Jung, Olivetti fu strategico per la diffusione del pensiero junghiano in Italia, perché insieme a Einaudi fu tra i primissimi editori a contendersi i diritti delle opere di Jung in Italia. Quindi per le nuove edizioni Ivrea, Musatti, psicoanalista freudiano che però ammirava molto Jung, fece tradurre Tipi psicologici, poi ceduto ad Astrolabio successivamente, mentre per l'edizione di Comunità, avviata nel 1946 a Milano, fu pubblicato un altro titolo, cioè Psicologia e religione, sempre di Jung. Veniamo però al titolo della mia relazione, no? Quindi la scuola di saggezza di Olivetti, perché c'è un personaggio, di nuovo altrettanto singolare, che fu uno dei principali corrispondenti di Adriano Olivetti in quegli anni, che fu in qualche modo strategico, forse, perché ho trovato fino adesso pochissime informazioni a riguardo, sulla sua impostazione delle nuove edizioni Ivrea. Quindi con le NEI, questa è l'abbreviazione della casa editrice, Olivetti sembrava intenzionato a introdurre in Italia la cultura europea più elevata, con uno spirito però particolarmente ecumenico. E in particolar modo la psicoanalisi, che fino a quel momento era stata fortemente osteggiata dall'idealismo crociano, dalla diffidenza dell'apparato dirigente fascista, nonché dall'atteggiamento cautelativo della Chiesa. Resistenze di cui sempre Beniamino De Liguori dà nota nel suo testo sull'edizione di Comunità, che trovate recensito peraltro anche nel volume Jung e Ivrea. Rispetto a queste sue intenzioni, Olivetti si confrontò con Hermann Kaiserling, che forse a molti di voi non dice assolutamente nulla, era un filosofo e un geologo estone, però Kaiserling ebbe un ruolo determinante proprio nella nascita dei convegni di Eranos, fondati ad Ascona qualche anno dopo. Non so se anche Beniamino dopo potrà dirci come mai Olivetti e Kaiserling erano in contatto, questo proprio non l'ho ancora scoperto. Kaiserling, appunto filosofo, geologo, utilizzava elementi speculativi della tradizione filosofica occidentale, Kant, Schelling, Dilthey, e orientale, e rivalutava un'antica concezione di saggezza in contrapposizione all'ideale scientifico moderno. Con questo spirito nel 20 diede vita alla Schule der Weisheit, scuola di saggezza,
un circolo culturale di Darmstadt nel cui ambito era sentito il bisogno di una nuova visione del mondo, quindi di nuovo una dimensione anticipatoria del futuro, che potesse trascendere materialismo, razionalismo e la scissione cartesiana tra mente e corpo. Quindi negli anni in cui Olivetti era in contatto con Kaiserling, Jung teneva presso il circolo di Kaiserling alcune conferenze e fu sempre in quest'ambito che Jung fece la conoscenza con Olga Fröbe-Kapteine, cioè la fondatrice dei convegni di Eranos. Quindi c'era una triangolazione singolare, potremmo dire, tra Ivrea, Darmstadt e Ascona. Tra gli intellettuali vicini a questa scuola, riuniti per un interesse per valorizzare il pensiero spirituale dell'Oriente, alcuni di questi sarebbero poi ricomparsi ad Ascona come relatori. Questo è uno stralcio di una lettera del 42 con la quale Olivetti raccontava a Kaiserling del suo programma editoriale. Le nuove edizioni di Ivrea sono nate con il programma di offrire all'elite italiana una possibilità di cultura totale in senso ecumenico. Si tratta di un'impresa complessa alla quale cooperano allo stesso tempo uomini di cultura e uomini d'azione e dove l'interesse per le cose materiali è intimamente legato alle necessità spirituali. E quindi nel programma troviamo testi che spaziano da Kierkegaard a Frobenius, a Rilke, a Ball, fino ad arrivare appunto a Jung, e c'è qualcuno come un psicoanalista e storico della psicologia, Aldo Carotenuto, che ha ritenuto addirittura possibile che Olivetti avesse programmato la prima edizione di tutte le opere di Jung in italiano. Anche se la storica Valeria Riboli, io sono d'accordo, segnala che non ci sono testimonianze che giustifichino una tale ipotesi, però sicuramente dalla corrispondenza che abbiamo anche ricostruito c'era un'intenzione di Olivetti di pubblicare molti testi di Jung quando questi non erano appunto ancora conosciuti in Italia, sfidando appunto anche la diffidenza dell'apparato dirigente fascista, come si è detto. Tra altri autori che Olivetti pensò di includere, molti di questi erano relatori di Eranos, quindi penso all'indianista Heinrich Zimmer, allo storico delle religioni Friedrich Heiler, al teologo Erik Peterson, al mitologo Karl Kereni, quindi nomi anche molto conosciuti qui in Ticino. La guerra impedì la realizzazione di questo programma editoriale. Successivamente la sua reclusione nel 43 presso Regina Coeli di Roma, dove Olivetti appunto fu fatto rinchiudere per ordine di Badoglio per via dei suoi rapporti con gli alleati, tentò di negoziare appunto una pace separata, cito Beniamino De Liguori, è convinzione comune che sull'uomo prevalgano gli interessi di carattere immediatamente politico e che quindi il programma dell'Enei si disperde insieme con il gruppo che vi lavorava, in quel generale clima di smobilitazione che il precipitare degli eventi della guerra provoca in Italia. Quindi gli interessi di area eminentemente psicologica cedettero appunto il passo a quelli di carattere più filosofico-culturale e tutto il materiale che rientrava nei primi fu passato poi gradualmente ad altri editori. Come rileva però il biografo Valerio Occhetto, appunto che, con la cui interpretazione potremmo leggere anche in un modo complementare, no? Sicuramente non in contrasto con quanto successe appunto in quegli anni, Adriano Olivetti, quando sembrava vicino a realizzare un obiettivo che perseguiva da tempo e che gli era costato impegno e fatica, d'improvviso sembrava rinunciare. Quel fare e disfare aveva, secondo Occhetto, una logica misteriosa e profonda. Era perché la realizzazione agognata e ormai a portata di mano, quindi ormai vicina, si rivelava inadeguata al modello assoluto che Olivetti perseguiva. No? Quindi una perfezione però mai veramente raggiungibile. È comunque significativo appunto che il primo titolo che le edizioni di comunità pubblicarono fu anch'esso un titolo pensato per le nuove edizioni Ivrea e di un relatore legato a Eranos, cioè Il mistero degli ebrei e dei gentili nella chiesa di Erik Peterson, quindi continuava comunque questo interesse. Ci è stato possibile anche ricostruire un carteggio, in questo caso assolutamente inedito, del quale andiamo in qualche modo anche abbastanza orgogliosi, tra
Cesare Musatti e Jung, proprio in merito al progetto editoriale di Olivetti, e abbiamo l'informazione che Olivetti, siamo nel febbraio 42, tentò di incontrare Jung a Zurigo, ma purtroppo l'incontro saltò perché Jung, già abbastanza anziano, era malato e quindi i due non si incontrarono mai di persona, sempre. Nel momento in cui successivamente Olivetti inviò Foà di nuovo a Zurigo per incontrare Jung, per convincerlo, insomma, a dargli appunto i permessi per questi, per una serie di opere, secondo lo storico Maffioletti, Foà apprese di essere stato da poco anticipato da un'altra persona. E questa persona era niente meno che Cesare Pavese, che stava allestendo la collana appunto viola, come è conosciuta per l'edizione Einaudi, nella quale in effetti confluirono poi una serie di opere di Jung. Venendo alla conclusione, a prescindere dal destino di questo progetto pionieristico e cosmopolita e lungimirante delle nuove edizioni Ivrea, ha senso secondo me chiedersi, in un'ottica appunto più speculativa, dove potrebbe essere ritrovata ciò che potremmo chiamare una comune sensibilità tra queste due grandi menti illuminate del XX secolo, cioè Jung e Olivetti. Questa comunanza di intenti, se possiamo definirla così, potrebbe essere ritrovata, a mio avviso, in un atteggiamento di confronto costruttivo con il mondo, di volta in volta inteso come collettività, comunità, cultura, natura. Un confronto che troviamo incarnato nella missione olivettiana dell'agire e del creare. In una lettera del 48 a Maria Grazia Galletti, per esempio, un passaggio abbastanza conosciuto, Olivetti identificava la propria missione, cito Olivetti, con il lavorare come servo di Dio per costruire la sua città. La redenzione dalla miseria e la lotta contro l'egoismo è la mia vita, anche se il cammino è lungo e difficile. La pietra che io porterò alla fondamenta del regno di Dio sarà una e ne vorranno ancora mille e mille volte mille. In modo congruente, Lauro Olivetti avrebbe ricordato del padre, cito Lauro Olivetti, l'assoluta convinzione di essere mezzo di Dio contro il male, che al di là della malattia del corpo è anche una malattia dell'anima, è la miseria, è la solitudine, è lo sradicamento, è la mancanza di lavoro. Tutti i mali che Adriano Olivetti ha voluto e saputo combattere con i mezzi che aveva a disposizione. E questo mi sembra appunto il senso più profondo del messaggio olivettiano e anche ciò che, appunto, in un'ottica più di sentimento che di pensiero, vi portavo con questi esempi in apertura del mio discorso, cioè perché ci siano persone che sentono ancora così fortemente questa sorta di imprinting, questa Stimmung, no, dell'aver avuto a che fare con Olivetti. Sempre secondo Beniamino De Liguori, citazione, il progetto olivettiano, nelle tante variazioni con cui si sviluppò, politica, culturale, economica, editoriale, era insieme ambizioso ed essenziale, sperimentava, divulgava e adoperava competenze tecniche di straordinaria precisione, mettendole al servizio di un'idea semplicissima, l'aspirazione a una umanità riscattata dalla sofferenza, quindi un obiettivo buddista per eccellenza, no? Liberare l'uomo dalla sofferenza e perlomeno in vita dall'oscurità, anche se non dal mistero, perché trionfassero le quattro forze descritte in Città dell'uomo. Quindi verità, giustizia e bellezza comprese nella forza dell'amore. Ecco perché, conclude De Liguori, è fondamentale chiarire che soprattutto l'esigenza spirituale, sicuramente religiosa, che sottende il pensiero politico e l'attività imprenditoriale di Adriano Olivetti e descrive il perimetro del suo riformismo. Ecco, quindi credo che sia esattamente questa dimensione spirituale che ci aiuta appunto a comprendere perché a distanza di anni, insomma, anch'io forse mi sia ritrovato dopo 35 anni con la scusa di trovare una sede estiva per il nostro istituto a ripercorrere tutte le colonie Olivetti e gli asili. Evidentemente c'è qualcosa che rimane, no? Però questo qualcosa che rimane va ritrovato secondo me in questa istanza spirituale. Francesco, io forse finirei qui o dimmi se 4-5 minuti. Allora, facciamo a questo punto una chiosa appunto veramente conclusiva, ancora più junghiana, che mi sollecita particolarmente anche su un piano individuale, soggettivo. Quindi qual è il rapporto
tra questa istanza spirituale e la realizzazione materiale. Jung è stato abbastanza netto in certi passi della sua opera sul fatto che la dimensione interiore debba comunque avere la priorità sulla, sull'esistenza esteriore, quindi per esempio giunge all'anima, giunge al luogo dell'anima solamente colui che distoglie il proprio desiderio dalle cose esteriori. Come le piante, anche gli uomini crescono, alcuni alla luce, altri nell'ombra. Però di fronte a profili come quello di Olivetti, in cui troviamo una sorta di corrispondenza molto marcata tra la ricerca interiore, l'analisi personale con Bernard per esempio, e l'incredibile capacità di realizzare anche su un piano concreto, come è possibile interpretare psicologicamente questo tipo di dinamica? Secondo me è possibile farlo facendo riferimento a alcuni scritti minori di Jung che quasi mai nessuno cita. Sono scritti del 16, uno in particolare si chiama Adattamento, individuazione e collettività, nel quale Jung affronta esattamente questo problema, cioè il nesso tra ricerca interiore, sviluppo spirituale e realizzazione materiale. Il primo passo appunto per ciò che Jung definisce individuazione, quindi divenire se stessi, è una differenziazione dal collettivo, quindi occorre comunque un ritiro dalla collettività, una sorta di esilio spirituale. A un certo punto scrive: individuazione e collettività sono una coppia di contrari, sono due destini divergenti, quindi occorre in qualche modo andarsene da un certo punto di vista. E quindi c'è un'accezione della ricerca di sé nei termini appunto di un processo quasi mistico. Però in questi scritti Jung aggiunge un passaggio che secondo me è molto eloquente. Ogni passo verso se stessi, quindi ogni passo verso l'individuazione, si accompagna a una specie di colpa. Una colpa di Prometeo in particolare. Con la conoscenza, scrive Jung, si commette in certo modo un furto del fuoco degli dèi, quindi si strappa cioè dalla sua connessione naturale qualcosa che era di proprietà delle potenze inconsce e lo si sottopone all'arbitrio della coscienza. L'uomo che quindi ha usurpato una nuova conoscenza subisce un mutamento o un ampliamento di questa coscienza, sicché questa diventa dissimile da quella del suo prossimo. Egli si è elevato quindi al di sopra del suo tempo, di ciò che è umano, sarete come Dio, viene detto, ma così facendo si è anche allontanato dagli altri uomini. Il tormento di questa solitudine è la vendetta degli dèi. Egli non può più ritornare fra gli uomini. In questo senso appunto è una colpa prometeica, no? Quindi Prometeo che ruba il fuoco degli dèi ed è incatenato a queste rocce scure del Caucaso con questi corvi o avvoltoi che ogni giorno vengono a rosicchiargli il fegato, una pena terribile. In questi scritti però Jung, e qui concludo, aggiunge il secondo passaggio, no? Quindi proprio per essersi individuato l'uomo è tenuto a questo punto a produrre dei valori equivalenti che compensino il proprio allontanamento dalla collettività. In assenza di questi valori equivalenti, individuarsi non è solamente immorale, ma è qualcosa di più, è qualcosa di suicida. E quindi l'insegnamento olivettiano, no? E l'insegnamento junghiano mi sembra che ci parlino esattamente di questo tipo di processo, un movimento costante, per citare Mario Trevi, tra sistole e diastole, tra apertura e chiusura, tra interiorità e tra esteriorità, tra conoscenza di sé e tra realizzazione materiale, che credo appunto sia Jung sia Olivetti in maniera diversa hanno appunto incarnato in maniera modellistica, quindi potrebbe davvero essere un modello appunto a cui ispirarsi, proprio in questo equilibrio tra dimensione interiore e capacità di realizzazione esteriore. Dopo queste citazioni appunto Jung a un certo punto disse, con questa concludo, il bene appunto non sta in me e non sta nell'altro, il bene, per usare appunto un'espressione molto olivettiana, sta tra
tra me e gli altri, nella comunità. Quindi come se ciò che potremmo definire bene sia addirittura qualcosa di impersonale, no? Quindi pensate ai mandala prodotti dai monaci tibetani o alle cattedrali gotiche, comunque a qualsiasi creazione religiosa in cui l'elemento fondamentale è l'anonimato dell'artista. Quindi qualcosa è veramente bene se è qualcosa che non sta né in me né nell'altro, ma tra me e l'altro. E con questo concludo veramente. Grazie a tutti. Grazie Riccardo Bernardini per questo sguardo sul versante più personale, direi spirituale, di Adriano Olivetti, che ci permette di capire anche il perché di alcune sue scelte imprenditoriali, industriali e politiche nel senso largo del termine. A questo punto direi di passare immediatamente la parola a Stefano Modenini, dopodiché seguirà un piccolo spazio qui per delle domande, eventualmente si potrà prolungare la discussione durante il momento conviviale nell'atrio. Prego. Sì, grazie. Io rappresento un settore, a dire il vero, poco conosciuto anche nel nostro territorio. Siamo comunque il primo settore dell'economia in termini di prodotto interno lordo, facciamo circa il 20% del prodotto interno lordo, ma come detto è un settore poco conosciuto perché la nostra popolazione non è mai stata granché abituata a conoscere e a entrare nelle fabbriche, quelle che a me piace chiamare ancora fabbriche. Oggi le fabbriche sono una cosa completamente diversa già solo da 20 anni fa. E difatti noi una delle cose che facciamo più volentieri è portare i giovani nelle aziende, quindi a cominciare dalla scolarità obbligatoria, quindi portiamo regolarmente i giovani nelle industrie del Canton Ticino e sovente notiamo l'espressione di questi giovani che spesso non erano consapevoli di quello che avrebbero incontrato. Oggi le fabbriche diffusamente sono popolate da persone in camice bianco, in t-shirt, la figura dell'operaio, diciamo, che fa il lavoro pesante, non dico che sia scomparsa, ma quasi del tutto scomparsa. Oggi la fabbrica è qualcosa di completamente diverso. È una realtà affascinante che io ho la fortuna di conoscere e di rappresentare, affascinante perché lì dentro c'è umanità e tecnologia. Quindi in Ticino abbiamo numerosi esempi, tra l'altro il Ticino è importante notare, è un paese sicuramente a vocazione industriale, ma è un paese che non ha una cultura imprenditoriale propria. La cultura imprenditoriale è stata importata soprattutto nel dopoguerra dalla vicina Italia, da imprenditori giunti dalla vicina Italia oppure dalla Svizzera di lingua tedesca o dal nord Europa, quindi non ha ancora oggi una propria cultura imprenditoriale, anche se negli ultimi anni, grazie anche a delle politiche appropriate dello Stato, si sta spingendo molto la creazione anche di nuove aziende, di start-up. Quindi vediamo oggi molti giovani ticinesi che creano le proprie aziende, oppure vediamo anche stranieri che vengono qui a sviluppare le proprie aziende. Come dicevo, il Ticino è una realtà affascinante dal punto di vista industriale. Pensate che la Svizzera produce ogni anno 25 milioni di orologi che hanno un valore finanziario che rappresentano in termini finanziari il 75% del mercato mondiale. Quindi produciamo circa l'8% degli orologi nel mondo, che però ha un valore di 3/4, e la metà di questi orologi viene lavorata qua in Ticino. Per una lavorazione o per l'altra, la metà degli orologi svizzeri passa da qua. Abbiamo altri esempi, per esempio nell'industria automobilistica abbiamo numerose aziende sul territorio che producono per le case automobilistiche più importanti, e c'è un'azienda qui vicino a Bioggio che produce dei connettori elettrici che sono in tutte le automobili prodotte a livello mondiale, tutte, quindi hanno una funzione fondamentale, e evidentemente il know-how di questa azienda fa parte di un gruppo americano
e qui in Ticino. Gli esempi sono numerosi. La settimana scorsa ero in una fonderia di precisione che lavora per il settore dell'aeronautica. Questa azienda, per introdurre anche il tema dell'innovazione, questa azienda sta riconvertendo la produzione classica di fonderia. Oramai già al 30% verso la manifattura additiva, quindi va a non più a fondere i prodotti ma a stamparli, quindi la manifattura additiva è un altro elemento che si sta imponendo, diciamo, nell'industria, chiamiamola, tradizionale. Oggi abbiamo, io mi sono annotato diversi spunti. Quindi quello della mancanza di conoscenza del settore l'ho già detto. Evidentemente abbiamo sentito molti esempi di imprese virtuose, tutte però secondo me con una caratteristica: si tratta per lo più di imprese che hanno alta marginalità, quindi evidentemente per essere responsabili socialmente bisogna avere anche i soldi per farlo, e lo abbiamo visto nell'esempio oggi. Max è stato citato, se vedete le classifiche delle imprese dove le persone amerebbero lavorare, sono tutte imprese multinazionali con alte marginalità. Le stesse imprese come la Google, nel caso svizzero abbiamo la Novartis, quindi il colosso dell'industria chimico-farmaceutica, sono tutte imprese che hanno evidentemente una dimensione tale e delle capacità anche finanziarie tali che possono introdurre più facilmente di altre determinate caratteristiche. Noi siamo comunque un paese di piccole e medie imprese, oltre il 90% delle imprese sono piccole dimensioni, fino a 50 dipendenti. Qui stiamo parlando di una realtà invece oserei dire mondiale. Un'altra, oggi abbiamo sentito parlare soprattutto di imprenditori. La realtà però non è fatta solo da imprenditori, non abbiamo parlato per esempio dei manager. Noi abbiamo sul territorio evidentemente molte imprese di famiglia, quindi guidate da imprenditori che hanno degli obiettivi di più lungo termine, reinvestimento nell'azienda, crescita competitiva nel tempo, eccetera. Evidentemente i manager non hanno necessariamente gli stessi obiettivi, anzi in genere hanno degli obiettivi differenti più a corto termine, quindi questa dialettica comunque è presente e non la possiamo dimenticare. Per arrivare un po' anche al tema della responsabilità sociale, evidentemente la responsabilità sociale che citerò poi alla fine del mio intervento diventa sempre più importante anche alle nostre attitudini, perché secondo me è diventato un fattore di competitività. Cioè oggi le aziende sono sotto l'occhio dei riflettori, tutte, e chi più chi meno, a dipendenza anche del settore, sono comunque forzate o obbligate ad andare in questa direzione. Per esempio, noi abbiamo sul territorio tre tra le principali fonderie di oro e di metalli del mondo. Queste aziende non possono oramai da tempo, devono essere dotate di determinate certificazioni. Queste certificazioni servono a dimostrare la catena di fornitura dell'azienda, quindi come, da dove viene l'oro, come è stato estratto, chi l'ha lavorato, eccetera eccetera. Se queste aziende non dimostrano queste, non danno prova di questa dimostrazione, non vendono. Quindi questo per dire che si sta diffondendo oramai la responsabilità sociale, diventerà di più facile applicazione perché diventa un fattore di competizione dell'azienda. Quindi se io sono socialmente responsabile sono più competitivo, e questo diventa strategico proprio per un paese come il nostro. Siamo un paese di 8 milioni e mezzo di abitanti, quindi neanche quasi la Lombardia, il Piemonte, diciamo. Però diventa strategico perché una delle preoccupazioni oggi più grosse delle aziende è quello di trovare il personale qualificato, che non è sufficiente. Non è sufficientemente disponibile sul territorio. Questa mattina il notiziario radiofonico diceva che
che i due politecnici federali svizzeri, quindi Zurigo e Losanna, formano circa 30.000 ingegneri all'anno, ma la necessità dell'economia è di 50.000 ingegneri, quindi ci mancano ogni anno 20.000 ingegneri che evidentemente dobbiamo andare a prendere all'estero. Quindi oggi l'azienda deve essere socialmente responsabile, perché questo le permette di attirare più facilmente il personale di cui ha bisogno, e in particolare i talenti. Quindi le persone più virtuose vengono attirate da aziende che sono responsabili, se no l'azienda non è, dal punto di vista del mercato, interessante. Quindi c'è forzatura o non forzatura che sia, l'azienda sta andando comunque in questa direzione. Io cercherò di trattare in breve tempo, una decina di minuti, alcuni punti sul tema della digitalizzazione, perché questo evidentemente è il tema di cui si parla molto, ma chiaramente a livello aziendale è il tema presente. Tratterò 7 punti, cercherò di farlo il più velocemente possibile, visto che anche l'orario. Quello che dicevo adesso, cioè di essere aziende socialmente responsabili, ha dei presupposti. Il primo presupposto è naturalmente il ruolo anche dello Stato, quindi il nostro governo federale l'anno scorso ha licenziato un rapporto sul tema della digitalizzazione, che è un tema che va governato, e qui mi preme soprattutto fare due appunti. Il primo è che dal nostro punto di vista evidentemente la digitalizzazione deve essere lasciata al mercato, non deve essere un'imposizione di Stato, deve essere il mercato a definire la digitalizzazione, semmai il ruolo dello Stato è quello di costruire l'infrastruttura, perché digitalizzazione significa creare delle infrastrutture di trasmissione dei dati molto più performanti rispetto a quelle che abbiamo adesso, tanto è vero che fra poco tempo voi vedrete introdurre la cosiddetta 5G, quindi la potenza estrema di calcolo che permetterà la diffusione di dati, penso, di alcune decine se non centinaia di volte superiori a quello che oggi siamo in grado di fare. Quindi lo Stato deve soprattutto occuparsi dell'infrastruttura per permettere la diffusione della digitalizzazione, e naturalmente è chiamato a legiferare soprattutto su alcuni aspetti, perché uno degli aspetti più preoccupanti della digitalizzazione sono tutti gli aspetti legati alla sicurezza. E quindi qui la legislazione è ancora vergine in un certo senso, e tutti gli stati un po' stanno cercando di andare in questa direzione nella maniera più appropriata. Il secondo aspetto che vorrei citare è quello che vi ho definito la democrazia della digitalizzazione, cioè la digitalizzazione deve essere diffusa in maniera democratica, deve essere accessibile a tutti e a tutti i tipi di imprese, non solo alle grandi imprese, e questo evidentemente può essere anche favorito non solo da legislazioni ma politiche economiche appropriate. Quindi sta anche qui allo Stato fare sì che tutti i tipi di imprese possono accedere alla digitalizzazione, tanto è vero che in Svizzera abbiamo degli enti preposti all'accesso alle tecnologie, quindi questo esiste da tempo, adesso chiaramente andranno a essere potenziati. Poi un altro aspetto importante è quello, evidentemente si discute di digitalizzazione, si discute anche di quell'impatto che può avere sul mercato del lavoro. Qui non entro nella questione se ci saranno più posti di lavoro o meno, nessuno secondo me è in grado ora di dirlo. Sicuramente ci saranno delle professioni che spariscono e ne verranno create delle altre di genere differente, però ci sono alcuni aspetti critici e importanti sui quali come economia ma anche come Stato e come società dobbiamo riflettere. Quindi se è vero che in Svizzera negli ultimi 20 anni abbiamo creato quasi 900.000 posti di lavoro, abbiamo però dei dati altrettanto in certa misura preoccupanti. Circa il 10% della popolazione svizzera ha delle gravi difficoltà di lettura e scrittura, di comprensione. Questo è un elemento preoccupante, soprattutto se lo consideriamo nell'ottica del mercato del lavoro.
e la metà di queste persone ha delle difficoltà a utilizzare le nuove tecnologie, quindi anche gli smartphone, quello che chiamiamo le tecnologie della comunicazione. Questi sono delle situazioni che non possiamo abbandonare, dobbiamo occuparci di questi aspetti. Un altro aspetto importante che riguarda il corpo di molte aziende è quello di rafforzare, oltre alle competenze di base e linguistiche delle persone, anche le competenze, chiamiamole, manageriali. Noi in azienda, tipicamente nell'industria ma non solo, abbiamo molte persone che sono cresciute dal basso, quindi sono entrate magari come operai e poi hanno acquisito delle competenze e delle responsabilità. Però queste persone sovente difettano, mancano di alcune competenze di manageriali, e questo diventa importante perché nell'era della digitalizzazione la gerarchia viene un po' meno, non dico che sparisca, ma viene meno rispetto a una logica di lavoro, di produzione che è più compartecipativa, quindi bisogna sapere di più rispetto al passato, per esempio condurre delle persone, condurre dei gruppi di attività. E poi, come in conclusione di questo punto, diventano sempre più importanti non tanto o non solo le competenze tecniche, che oggi vengono date direi quasi per acquisite, le competenze tecniche della professione, ma le cosiddette soft skill, quindi la capacità di risolvere dei problemi, la capacità di lavorare in team. Questi diventano aspetti sempre più fondamentali. Ecco, altri aspetti che potrebbero essere critici o non critici sono quindi chiaramente quelli legati a cosa succederà a livello di posti di lavoro. Nessuno è in grado di dirlo, però ci sono già degli studi che possono essere letti sia in maniera preoccupante o non preoccupante. Negli Stati Uniti si è calcolato che c'è un rischio di sostituzione delle persone per la metà dei lavoratori, quindi processi di automazione, di intelligenza artificiale, eccetera, che possono arrivare a sostituire la metà delle persone che oggi lavorano. Un altro aspetto che può essere persino preoccupante in futuro è quello della fusione o dell'interazione sempre più stretta tra l'uomo e la macchina. Quindi già oggi noi abbiamo delle realtà aziendali dove chiaramente il lavoratore lavora a fianco con il robot, non più solo il robot che fa lui, ma abbiamo il lavoratore che lavora con il robot a fianco. E poi si parla già, grazie anche all'intelligenza artificiale, di fusione tra uomo e robot. Quindi oggi, per esempio, se non erro, nella città di Copenaghen abbiamo, mi sembra, circa 3.000 persone che hanno accettato di farsi inserire nel corpo un chip che serve a espletare diverse funzioni amministrative, quindi per esempio pagare l'abbonamento, il biglietto del bus, svolgere alcune attività amministrative, eccetera eccetera. Quindi c'è un punto di interrogativo su cosa potrebbe succedere, quindi non solo la macchina che supera l'uomo, perché comunque si va in una direzione dove la macchina penserà altrettanto come l'uomo, ma anche una fusione tra l'uomo e la macchina. Un altro aspetto che ritengo interessante è quello di dire che la tecnologia forse non è più neutrale rispetto a quello che avveniva in passato. Mentre in passato la tecnologia veniva vista forse come un mezzo e quindi poteva avere un effetto neutrale, un impatto neutrale sull'uomo, sulla società, oggi con la digitalizzazione potrebbe non essere più così. Quindi la digitalizzazione potrebbe influenzare davvero quello che sarà la società del domani e quindi imporre anche qualche cosa. In azienda è importante distinguere, noi evidentemente le innovazioni sono soprattutto di prodotto o di processo. Le innovazioni di prodotto sono meno diffuse delle innovazioni di processo, creare nuovi prodotti non è così semplice. Evidentemente le innovazioni di prodotto potenzialmente hanno un interesse maggiore perché
permettono, di creano i presupposti, diciamo, per poi diffondere quello che può essere una responsabilità sociale legata ad aumenti salariali, aumenti dell'occupazione. Le innovazioni di processo sono invece più legate alla razionalizzazione, quindi non necessariamente si va in questa direzione. Però ecco, quello che forse è importante dire è che la digitalizzazione, come altri aspetti, come l'intelligenza artificiale, devono essere approcciati non pensando anticipatamente che siano completamente positive o completamente negative. Quello che molti ritengono è che in realtà la digitalizzazione permetterà di aumentare il valore delle mansioni svolte solamente dagli uomini, quindi questa è una sfida importante. Se torniamo al livello, diciamo, quello che chiamiamo la manifattura, quindi l'industria, evidentemente si ipotizza, diciamo, che la digitalizzazione possa avere molti effetti positivi. Quindi qui ne abbiamo citati alcuni: evidentemente c'è una riduzione dello sforzo fisico, minori rischi per la salute, una differente organizzazione del lavoro, riduzione della routine lavorativa, eccetera. Evidentemente c'è anche un rischio, cioè che l'uomo venga confinato a operazioni di sorveglianza di quello che fanno le macchine. Questo è uno dei pericoli. Poi ci sono degli effetti più, diciamo, più generali. Evidentemente noi lo sappiamo adesso, non esiste più la carriera professionale che iniziava nel medesimo posto da giovani e si concludeva da pensionati. La carriera professionale oggi sono molto più variegate, e questo implica anche che si diffondano forme di lavoro differenti dal passato, e un effetto non necessariamente positivo di cui sentiamo parlare oggi è la cosiddetta gig economy, quindi la diffusione di cosiddette economia dei lavoretti, che di per sé non è necessariamente negativa, lo è nella misura in cui è inserita in un contesto, per esempio, economico, pensionistico, dove le persone hanno degli oneri importanti, quindi se diventa un'economia solo di lavoretti, questo creerà dei grossi problemi poi alle giovani generazioni nel momento in cui abbandoneranno il mercato del lavoro. Ecco, alcuni interrogativi. Evidentemente l'innovazione di tipo di genere digitale potrebbe creare un divario tra i lavoratori, quindi quelli che hanno determinate competenze tecnologiche potrebbero vedersi accrescere la distanza rispetto a chi queste competenze non le ha. Un altro rischio è quello che i cambiamenti del mercato sono talmente veloci che i lavoratori non riescono a starci dietro. Un altro interrogativo è quello che si definisce lavoro poroso, cioè un lavoro sempre più diffuso. Ricordo che noi siamo, è vero che prima si è parlato della riduzione del tempo di lavoro, è vero, nominalmente il nostro lavoro è diminuito, in realtà non è così. Se andate a vedere la statistica delle ore di lavoro, sono esplose le ore supplementari. Oggi abbiamo purtroppo un lavoro diffuso, grazie anche alle nuove tecnologie, che non ci lascia mai in pace. Questo è un interrogativo da prendere sul serio. Le sfide sono chiaramente e qui si inserisce anche il tema della formazione. Noi abbiamo un bacino di lavoratori attuali che deve essere traghettato nelle nuove tecnologie, è uno sforzo non da poco, non tutti sono ricettivi a questi cambiamenti. C'è una modifica delle competenze tecniche stesse dei collaboratori delle aziende. Poi c'è uno sforzo da inserire le nuove generazioni, che sono formalmente i nativi digitali, che quindi si presuppone che possono avere determinate caratteristiche. In realtà non sarà così, perché il fatto di saper usare uno smartphone non significa essere digitali nell'azienda di domani. Quindi vedete che le sfide per l'azienda, ma anche per lo Stato, per la società, anche per la formazione sono numerose.
E poi vorrei anche dire che la digitalizzazione in un certo senso non risparmierà nessuno. Si tende a pensare che le prime vittime potrebbero essere quelli che hanno le professioni più semplici. Non sarà così. Sì, è chiaro che voi vedete già oggi non abbiamo più bisogno delle cassiere nei negozi, ci paghiamo, possiamo pagarci le cose da soli, addirittura Amazon ha creato a Seattle, ma ce ne esistono già altri, dei negozi dove voi entrate non c'è più nessuno, prendete la merce e appena uscite la merce viene contabilizzata e fatturata, quindi questo è in realtà... La digitalizzazione avrà un impatto forte anche sulle professioni accademiche, quindi per esempio i medici. Si ipotizza che la chirurgia potrebbe, la professione del chirurgo potrebbe addirittura scomparire. Perché? Perché questa verrà realizzata da macchine, da robot, che saranno talmente precisi che non ci sarà più l'errore umano. Quindi vedete, nessuna professione è necessariamente al riparo. Ecco, ruolo delle competenze, e vado verso un po' la conclusione, competenze nella relazione fra tecnologia e lavoro. Non dobbiamo dimenticare che dobbiamo partire comunque da solide basi, quindi il nostro paese ha un'ottima formazione, quella che chiamiamo la formazione duale, quindi l'abbinamento tra formazione e professione, quindi abbiamo tanti giovani che vanno a studiare e a lavorare contemporaneamente, quindi comunque sia che vadano a lavorare e studiare, che vadano solo a studiare, la formazione di base rimane fondamentale, quindi la buona qualità della formazione di base rimane fondamentale, però le capacità personali diventeranno sempre più importanti. Quindi, come si diceva prima, le capacità relazionali, la capacità di lavorare in team, la capacità di risolvere problemi anche più o meno complessi sarà sempre più importante. E qui si inserisce anche l'altra questione, non ci sono solo i lavoratori in azienda, ma ci sono anche quelli che le aziende le dirigono. E qui... anche qui ci sono dei punti interrogativi, non abbiamo necessariamente sempre... diciamo un management aziendale che è ricettivo e pronto a affrontare le sfide della digitalizzazione, che quindi anche a livello di conduzione ci sarà necessario fare uno sforzo, quindi lo sforzo non lo dovranno fare solo i lavoratori. E non da ultimo il contesto accademico, quindi noi lavoriamo come imprese a stretto contatto con gli istituti accademici. Noi in particolare lavoriamo con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana perché in alcuni suoi aspetti è un'università applicata che lavora a stretto contatto, per esempio, con l'industria su progetti applicativi. Impatto della digitalizzazione sulle aziende. Evidentemente c'è un impatto forte anche sulle aziende, quindi una caratteristica è che l'azienda non c'è una rottura dei confini geografici e settoriali, l'azienda non è più vissuta, diciamo, strettamente fortemente divisa in reparti, diciamo così per semplificare, ma questi reparti lavorano a stretto contatto uno con l'altro. E poi quello che si diceva prima, viene meno un po' la struttura gerarchica dell'azienda per una struttura che è più basata su isole di competenza e dove non è più la gerarchia il vero potere, ma è la gestione delle informazioni, dei dati. Quello chi gestisce al meglio i dati che circolano sarà quello che detiene in realtà il vero potere. E un altro aspetto che vorrei citare è la forte customizzazione dei prodotti, cioè quello che oggi la tecnologia permette anche alle piccole imprese non solo di essere economicamente forti anche su piccole produzioni di piccola scala, ma poter produrre dei prodotti completamente su misura, e questo non penso solo a prodotti di consumo,
che cosa che già è già realtà, per esempio con la stampa tridimensionale possiamo già produrre da tempo dei prodotti non solo di consumo, ma fortemente di consumo, estremamente customizzati, ma anche prodotti manifatturieri. Quindi oggi siamo già in grado di soddisfare la specifica richiesta del cliente in qualsiasi parte del mondo di un prodotto specifico solo per lui. Ecco, arrivo alla conclusione. Anche qui riteniamo che la responsabilità sociale è un fattore, dicevamo, di competitività, ma deve essere una scelta, non deve essere un'imposizione, non deve essere imposta dallo Stato. Perché dico questo? Perché tendenzialmente, così facendo, avremmo probabilmente dei criteri di giudizio sulla responsabilità sociale che non sono i criteri che devono essere, diciamo, universali, quindi di genere internazionale, ma più io ho definito locali. In Ticino abbiamo, penso che la politica abbia già dato molti esempi di tentativi di imporre delle regole che sono locali, cercando con questo di influenzare l'andamento aziendale. Così non funziona. Le regole devono essere diffuse, universali, internazionali, soprattutto in un tema come la responsabilità sociale. Quindi nessuna da parte nostra, la strada dell'imposizione statale non è quella giusta. E come dicevo prima, la responsabilità sociale si impone perché diventa fattore di mercato, quindi distingue un'azienda dall'altra. Tanto è vero che in Svizzera si sono diffuse rapidamente le modalità di giudizio delle imprese. Oggi abbiamo, soprattutto nella Svizzera di lingua tedesca, abbiamo delle società che creano dei ranking delle aziende dove i lavoratori, i dipendenti vanno a giudicare la loro impresa, e chi cerca lavoro, le persone più qualificate che cercano del lavoro vanno a vedere queste classifiche, vanno a vedere se l'azienda offre determinate e oggi cosa cerca la gente? La gente cerca il tempo. Quindi non dico che il salario non sia importante, per carità, il salario è fondamentale, però oggi la gente, le persone vogliono anche altre cose, per esempio conciliare lavoro e famiglia, avere il tempo da dedicare alla propria famiglia, avere tempo per altre attività. Quindi questi sono gli interrogativi che impattano oggi sull'azienda. E poi per davvero finire, vorrei anche dire che non c'è solo il mondo dell'economia, c'è anche lo Stato che deve fare molto. Tanto è vero che anche lo Stato ha le sue pecche in quanto a responsabilità sociale e altri fattori. Anche lo Stato è chiamato a occuparsi e a diffondere la responsabilità sociale, e vorrei dire sul tema della digitalizzazione, a lavorare con l'economia intensamente, perché il tema della formazione verso le nuove professioni, ma anche quello di non abbandonare per strada le persone che non riusciranno a raggiungere la medesima velocità, sarà importante e avrà un impatto sociale notevole. Grazie.